you <music> Bentornati in questo nuovo Twitch Crime con i capelli dell'orrore, la strega vi parla da qua. Allora, la storia di oggi, contrariamente a come siamo abituati, non ha molti ehm, riscontri per quanto riguarda il passato sia della vittima che del carnefice. Sono riuscita a trovare qualcosa vagamente sul carnefice, ma in realtà in questo caso si incentra tutto sulla relazione tra... Ehm, vittima, appunto, vittima di rapimento e il rapitore, quindi c'è molta psicologia a livello proprio relazionale tra i due. Anche se, sinceramente, ho un po' inveito contro il clero. Nel momento in cui non sono riuscita assolutamente a trovare eh, fonti attendibili che mi parlassero del passato del cattivo, perché poi voi lo sapete, io sto fissata che voglio capire dall'infanzia <coughs> al rapporto con i genitori alla vita come possa essere arrivato a compiere determinate cose abbiamo qualche vago dato e... e quello dobbiamo accontentarci di quello però devo dire che essendo lei sopravvissuta grazie al cielo la nostra Colleen Stan essendo lei sopravvissuta ci ha raccontato uh, come è andata tutta questa storia e quindi abbiamo tutti i particolari della sua prigionia che sono raccapriccianti Ehm, anche oggi vi devo fare l'alert della claustrofobia cioè io ho sofferto moltissimo a, a studiare questo caso perché purtroppo è il brutto vizio di vivermi le storie con empatia cioè nel senso che io entro, mi visualizzo l'immagine cerco di mettermi nei panni dei personaggi tutti i personaggi, eh? non solo le vittime per me l'empatia è tutto cioè vuol dire vivere tutto dal punto di vista di tutti e sono stata molto male, ve lo dico, perché innanzitutto qui abbiamo dei dettagli che tante volte quando si parla di serial killer non si hanno perché le vittime ahimè non possono parlare e le loro azioni nefaste spesso vengono ricostruite dalle prove raccolte dalla polizia o dalle loro confessioni. Vedere le torture e le violenze raccontate dal punto di vista della vittima invece, con tutti i dettagli... Fa male, fa male all'anima, quindi adesso eh, ci andiamo dentro, ci faremo del male all'anima, ma cercherò come al solito di alleggerirvi questo dolore, cercando anche di razionalizzare un po' quello che è successo. Allora, tra l'altro questa storia ha anche ispirato diversi artisti, eh, in particolare ne è nato un film molto famoso del 2016 che si chiama The Girl in the Box. Perché The Girl in the Box? Perché la nostra povera uh, Colleen, dopo essere stata rapita, è stata tenuta per sette anni dentro una scatola. Cioè, io... Um, poi quando entriamo nei dettagli, perché uno dice dentro una scatola, sì, dentro una scatola che era grande quanto una bara con in più... Una, un marchingegno per la de, ehm, deprivazione sensoriale. Quindi non era soltanto rinchiusa dentro una scatola, ma era anche isolata a livello sensoriale. E lei passava. dove Dov'è Principessa Scatola? Guarda santo cielo! E lei passava 23 ore al giorno in quelle condizioni. Io. Ogni volta che sento queste storie. Per 7 anni, cazzo, 7 anni. Cioè, io ogni volta che sento questa storia mi chiedo, ma con che cuore non si è suicidata? Io, il mio primo pensiero è, io mi ammazzerei. Cioè, io resisterei qualche mese per vedere se c'è speranza che <coughs> la polizia, la, la mia famiglia, insomma, abbia aperto il caso, che mi possano trovare, che con le indagini così. Ma quando poi mi rendo conto che il caso è stato abbandonato e che nessuno mi cerca più... Ciao! Cioè, almeno questo è il mio pensiero. Poi chiaramente eh, non mi ci sono mai trovata e mi auguro di non, mi, non trovarmici mai. Eh, bisogna sempre valutare quando ti succedono le cose. Però, raga, anche questo, questa forza che ha dimostrato Colleen, cioè ha dimostrato un, un coraggio, una resilienza, una resistenza e un attaccamento alla vita. E poi stiamo parlando di una ragazza che è stata eh, rapita quando aveva 21 anni. Aveva una vita tranquillissima di quelle leggere da ventunenne, da ragazzina, che andava alle feste, che aveva tanti amici, che insomma tra l'altro stava proprio andando a una festa il giorno in cui è stata rapita. E quindi provate a immaginare dalla leggerezza dei 21 anni in cui ti godi tutto ciò che di bello ti, ti regala la vita, a una prigionia chiusa in una scatola per 7 anni, cioè, anche no, il passaggio, non so come abbia potuto reggere sento qualcosa di questa storia, mi vengono i brividi a pensare anche all'immobilità per 23 ore al giorno, ai danni alle articolazioni che ha avuto parecchi, e infatti lei stessa ad oggi dice che ha sempre avuto dei problemi di salute fisica per la posizione di costrizione che l'ha dovuta in cui è, dovuto, è dovuta stare quindi articolazioni, problemi alla schiena le piaghe le piaghe poi sono guarite, però ha, attualmente ha ancora Problemi fisici legati alla prigionia. Ma iniziamo a entrare con i dati di questa storia. Il rapimento di Colleen Stan, che è la ragazza che vedete qui, avviene il 19 maggio del 1977. E in quell'epoca ci troviamo in Oregon, tra l'Oregon e la California, in quell'epoca in quelle zone lì andava di moda, anzi era proprio normalissimo muoversi in autostop. Eh, I ragazzi, le ragazze da sole anche eh, facevano l'autostop tranquillamente, nonostante fosse l'epoca dei serial killer, nonostante si erano anche già cominciate a spargere delle storie. Uh, non certo a lieto fine per giovani autostoppisti e autostoppiste, ma Colleen lei si riteneva una esperta autostoppista anche perché erano anni che si muoveva soltanto tramite l'autostop e quindi era anche una che, come dire, stava attenta. A, a non salire sulla macchina di persone poco raccomandabili, tante volte diceva lei stessa di no ai passaggi perché ci faceva molto caso. Poi all'inizio faceva anche qualche domanda prima di salire in macchina e quindi si sentiva molto sicura, soprattutto perché, appunto, non era certo una che si lanciava in qualunque situazione senza conoscerla. E lei, quel giorno, il 19 maggio del 77. Uh, si trovava sull'interstatale 5 vicino a casa sua a Eugene in Oregon, che faceva l'autostop per raggiungere la casa di una sua cara amica che festeggiava il compleanno. E questa cara amica stava invece in California, quindi doveva superare il confine e arrivare in California. Um, lei ovviamente non ha trovato un passaggio diretto da Eugene a, quel, um, a quella meta che, sinceramente, non vi so dire quale fosse in California perché, purtroppo, lei non c'è mai arrivata. Ma ha trovato prima un passaggio per uh, Red Bluff, che si trova appunto in California. E quando si trova lì eh, rifiuta due persone che si fermano per appunto accompagnarla. Le rifiuta perché non, non si fidava di, di questi personaggi, erano uomini soli. Poi lei evitava di salire in macchina di uomini soli. Ma ad un certo punto si ferma un furgone blu, e lei subito si convince che le persone all'interno sono persone sicure, raccomandabili. Perché? Perché a bordo c'è una giovane famigliola, giovanissima famigliola. L'uomo alla guida, la moglie accanto con il bebè. E si tratta della famiglia Hooker. Perché eh, lei è così tranquilla? Perché c'è la famigliola a bordo. Il papà eh, si chiama Cameron Hooker, ha 24 anni, giovanissimo, quindi la mamma si chiama Janice, e ha 19 anni, e poi c'è un bebè nato da poco, un neonato. Ora, chiaramente, se adesso presentati da queste foto, effettivamente non sembrano così raccomandabili come tizi, però eh, si sì, è molto d'ummer style, ma perché il periodo era anche quello, e eh, oddio, no, era 20 anni prima. però. Gli occhiali sono quelli, la moda è un, po', è un po' quella là. Sì, ma infatti poi, ma va a pensare che erano dei malati. Cioè, io capisco la scelta. Cioè, capisco che lei si fosse sentita uh, super safe con la famigliola. Anche perché già la presenza di una donna, lei diceva, già la presenza di una donna quando uh, devo accettare un passaggio mi tranquillizza molto. Cioè, l'uomo solo mi... non mi convince. Ma se è una coppia e c'è anche una donna o se è una donna sola, io solitamente accettavo sempre i passaggi perché. abbiamo anche questo bias delle donne non sono pericolose, gli uomini sì, e invece tante volte poi i bias ci fregano, bias detta in maniera uh, colloquiale, pregiudizio. E poi c'era anche un bebè, e quindi dici, dai, cioè, hanno il neonato, ma voi mai che faranno delle cose brutte in presenza di loro figlio neonato? E quindi sale, bella, tranquilla. Loro in realtà, insomma, procedono tranquillamente, cominciano a chiacchierare, va tutto bene, sembrano un'amabile famigliola. Ad un certo punto si fermano anche a una stazione di servizio per fare rifornimento. E lei viene lasciata libera di andare in bagno. In quel momento però Colin ricorda chiaramente di aver avuto, bravo Bruce Price, sono tutti pericolosi, di aver avuto una strana sensazione, come un sesto senso, qualcosa di irrazionale. Um, come di una sensazione di panico improvvisa che l'ha colta mentre era in quel bagno. E questa sensazione di panico le diceva: Scappa, devi scappare il più lontano possibile. Devi scappare e non guardarti più indietro. Però a volte. Le abbiamo queste sensazioni e non portano a niente. Quindi lei ha detto, vabbè dai, Colin, cioè non rompere le balle, sarà una, mh, una tua idea matta in questo momento che non ha assolutamente attinenza con la realtà. E eh, quindi sono tutte sciocchezze, dai su. E si calma e quindi torna indietro, torna indietro e sale di nuovo sul furgone. Lei stava... Dietro, ovviamente, loro due erano davanti. A, lui alla guida lei accanto, la moglie accanto, e Colin stava seduta dietro. Quindi lei torna nel furgone, ma quando torna, c'è qualcosa di diverso nel furgone, perché accanto al suo sedile, cioè il sedile di fianco al suo dietro, è stata messa una scatola di legno, una box quadrata di legno, e lei guacci, boh vabbè, avranno comprato sta cosa, non si fa troppe domande e quindi ripartono il viaggio, procede ancora tranquillo, sembra che vada tutto bene fino a che non fanno altre 20 miglia. Dopo 20 miglia Cameron lascia improvvisamente l'autostrada e si immette in una stradina secondaria sterrata. Non ci mette due secondi a fare questa azione che Colin Prende fiato per chiedere che cazzo stai facendo? Cioè, dove stiamo andando? Che lui ha già estratto un coltello e lo punta alla gola di Colleen. Lei è terrorizzata, va in freeze, si, si, si raggela quindi rimane immobile perché non si aspettava assolutamente nulla di tutto ciò e non sa come reagire. Quindi immobilizzata così. Nel frattempo loro non gli dicono niente, ma lei si sente imbavagliare da dietro, probabilmente era eh, Janice che la imbavagliava. Viene bendata, viene ammanettata e poi purtroppo si renderà conto di cosa serviva davvero quella scatola. Ma ci arriviamo tra un attimo. Chi erano questi due? Chi è questa coppia, questi coniugi? Che problemi hanno? Cerchiamo di capire. Allora, Cameron è un operaio che lavora in segheria, nella segheria Diamond International Lumber Mill e Janice eh, è sua moglie. Lei ha solo 19 anni, quindi in realtà è proprio ancora una ragazzina, poi è molto immatura lei, nonostante abbia già un figlio, però molto immatura e tra di loro c'erano frequenti litigi. Perché perché al nostro Cameron piaceva solo il sesso estremo. Lui voleva fare BDSM e basta, solo BDSM. Il problema è che lui gli piaceva un BDSM speciale, ovvero quello che non esiste, cioè quello senza consenso. Parafilia estrema, esatto Albe, parafilia totale per la violenza, il sadismo e la violenza. E noi sappiamo che il BDSM non consensuale non esiste, vero? Lo sapete tutti. Il BDSM ha come mm, punto fondante il consenso tra le parti. Quindi, nel momento in cui tu godi. Per, eh, nel fare del male a una persona che non è d'accordo nel ricevere quel dolore e che sta soffrendo proprio perché non lo vuole quel dolore, non stai facendo BDSM, stai facendo violenza sessuale, stai facendo abuso. Quindi mi dispiace anche, sinceramente, vedere che c'è molta ignoranza anche nel riportare questa vicenda, poiché appunto si parla di un Cameron. Uh, a cui piacciono le pratiche BDSM, no, no, è sbagliato, è scorretto. Queste non sono pratiche BDSM, questo è stupro e violenza. Punto, non è BDSM. Giusto così che uh, sia chiaro questo punto. Quindi lui era proprio un sadico puro e amava vedere la partner che provava dolore ma non se questo dolore faceva piacere alla partner quindi o dovevi stare male sul serio e non vedere davvero l'ora che tutto quel dolore finisca o lui non godeva appena si accorgeva che qualche sua partner si divertiva nella pratica allora lui smetteva, il pipo crollava e ciao eh, raccontarla così demonizza anche il BDSM sano e fatto bene esatto Pola, esatto cioè nel momento in cui, poi io ripeto cioè Uh, sono pratiche che io non, non, non condivido, non, non, cioè, nel senso non mi piacciono, però eh, non c'è nessun problema nel momento in cui una coppia è perfettamente d'accordo nel portare avanti pratiche di questo tipo, arrivando a fare quello che gli pare. L'importante è che siano sempre consensuali, per il resto fate quello che vi pare. Se lui mica ti metteva nelle condizioni di poter rispondere alle botte... Capirete adesso, capirete. Janice, Janice quindi era costretta a subire delle lunghe sessioni di torture e schiavitù sessuali. E per questo Janice era molto stanca. Stavano insieme ormai da tre anni e lei non ne poteva più. Non ne poteva più, non gli piacevano queste pratiche e quindi avevano raggiunto un accordo. Tra l'altro lei dice, oh adesso ho un bambino, ho oh, un bebè, ne vorrei anche un altro, vorrei una vita normale, una famiglia normale. E quindi quello che chiede a Cameron è, potresti sfogare il tuo lato parafilico su un'altra persona, ti prendi la tua donna, la tua partner sessuale. Fate le vostre robe violente e me puoi lasciarmi in pace. Mi dai solo il bello, l'essere umano. Eh, cresciamo insieme i nostri figli. Non sono gelosa. E quindi, per tenere buona la parafilia di Cameron, anche Janice è d'accordo di trovare un giocattolo per Cameron. E poi c'è da dire un'altra cosa. Cameron ha sempre maturato questa fantasia di rapire una donna senza la sua volontà, perché era stanco di avere tutti questi rapporti sessuali in cui la donna era d'accordo a andare a letto con lui, poi magari non era d'accordo a farsi menare, però già che lo desiderasse, che schifo, no? Cioè ci vuole la tipa che non mi vuole, io voglio quella che non mi vuole, voglio quella obbligata a stare con me. E, e la voglio anche rapita, capito? Perfetto Janice quindi era d'accordo su tutto Ma gli aveva messo soltanto un limite Una regola fondamentale No penetration Cioè non doveva assolutamente fare uh, Avere rapporti completi con la sua nuova schiava sessuale Poteva fare tutto quello che voleva ma non uh, people into vagina, ok? Que questo è il punto. Uh, sembrava che il lato B andasse bene però. Questa non l'ho capita sinceramente ma... Ok, dobbiamo dire che effettivamente Janice è molto, molto, molto egoista. È un personaggio molto egoista. Ma c'è anche da dire. Vai albe con la tisanina! C'è anche da dire che era terrorizzata da Cameron. Perché anche lei, poi vedremo, è stata minacciata, è stata segregata. E in più, stiamo parlando di una donna che adesso vedremo tra un attimo il suo background era tremendamente insicura e non aveva sviluppato una personalità sua. Allora, parliamo un attimo di quel poco che sono riuscita a trovare sull'infanzia di Cameron Hooker, di lui. Lui è nato ad Alturas, in California, il 5 novembre 1953 ed è cresciuto come un ragazzo particolarmente timido e introverso. Quindi, fin da ragazzino si faceva i cavoli suoi, stava sulle sue e non aveva assolutamente skills sociali né sembrava interessato a svilupparli. Questo ovviamente lo ha portato sia ad un'auto esclusione da parte della classe e sia a un conseguente eh, bullismo quasi organico, ormai abbiamo capito. In più lui cresce come un ragazzino alto, magro, con gli occhiali spessi, eh, era tutto dinoccolato, era considerato uno sfigato l'acne e tutto e quindi insomma non avendo degli amici come spesso succede ormai questo copione lo vediamo scritto spesso nelle storie dei criminali eh, si rifugia nella sua forte immaginazione e quindi passa moltissimo tempo a fantasticare nel suo mondo si perde un po' nelle sue fantasie e tutto Ovviamente lascerà anche presto la scuola, perché era anche un bel asinone a studiare. E quindi, eh, te pareva scorpione, qualcosa contro gli scorpioni, ecco eh? là è partito il dissing, è partito il dissing. Comunque, eh, lui lascia la scuola molto presto, durante le superiori, e va a lavorare in una segheria locale. E il suo unico argomento di lettura... Perché in quel periodo il suo hobby era leggere, ma sentite come legge? Eh, lui leggeva soltanto pornografia, in segheria. Ah, va bene, eh, niente, quindi leggeva sia romanzi erotici eh, a tema, soprattutto BDSM, quelli veramente BDSM. Sia sì, ha riviste pornografiche, sì, era un segaiolo in segheria. Sì, ma tu tra l'altro, andava in segheria a lavorare con le riviste così, cioè io, vabbè, comunque adoro. E lui sfogliava sempre queste, queste riviste BDSM o leggeva romanzi erotici tipo The Sad. Tipo The Story of O oh, erano le sue <coughs> letture preferite. E quindi niente, sviluppava in continuazione questi desideri e queste fantasie sulle donne che venivano sempre più maltrattate e seviziate. Nel frattempo, diciamo, le sue fantasie avevano assunto pian pianino una, un unico tema, cioè lui praticamente aveva una fantasia ricorrente che era sempre quella. Lui Padrone di un dungeon sotterraneo, una sorta di prigione fatta di pietra umida con le goccioline che cadevano e che, quei passi che rimbombavano, così e, e tante donne nude legate per i polsi, così dall'alto ehm, con delle cinghie di cuoio di cui lui poteva fare quello che voleva. Ed era una fantasia molto precisa, cioè era proprio questa, la trama era questa. E lui ogni volta entrava con la mente... No, avete mai provato la sensazione della... Uhm... quando fate meditazione o magari ve lo... può esservi anche stato indicato da, da uno psicologo il luogo sicuro. Il luogo sicuro è un posto dove noi possiamo andare con la nostra immaginazione, con la nostra mente. E eh, che ci fa sentire tranquilli, dove va tutto bene, no? Ecco, lo conoscete, perfetto. Per Cameron, il luogo sicuro era quello: <ride> quando era triste, si rifugiava nel suo dungeon a frustare le sue donnine immaginarie. Bello così. Loro, tra l'altro, lui quando conobbe Janice, Janice era una ragazzina di 16 anni, lui ne aveva 19, era un po' più grandino però. Uh, comunque si passavano poco ma uh, Janice era una tipa veramente veramente insicura che aveva l'autostima sotto i piedi perché si vedeva bruttina, adesso io non, sinceramente non, non mi è mai sembrata così brutta però magari in adolescenza era brutta un troccolo. Quindi si sentiva molto bruttina, eh, anche lei con questi occhiali spessi, eh, sfigatina, andava in giro, era ingobbita ed era anche quindi facilmente manipolabile proprio perché era alla costante ricerca di eterostima. Tante volte succede che se Pecchi. Di autostima interna, poi la vai a cercare fuori quella che io ho, ho ribattezzato eterostima, ma non esiste, è un mio, è un mio, è un mio nuovo vocabolo. E, tra l'altro, lei è sempre stata rifiutata dai bei ragazzi o dai ragazzi, diciamo, per benino, anche solo. Oh mio dio, questo ragazzo guida una macchina. Ecco, eh, quindi era emozionatissima quando Cameron la invitò ad uscire perché lui si è presentato come un ragazzo per bene, che aveva un lavoro, che aveva una macchina sua, che aveva già la sua indipendenza, che non si drogava, non fumava, non frequentava brutte compagnie, non rubava ed è chiaramente tutta la cosa brutta, tutto il mostro che c'era in Cameron era qui. Non era fuori, non era nella sua quotidianità, era nella sua sfera sessuale e nella sua sfera delle fantasie. Tutti gli altri ragazzi carini, a posto, l'hanno sempre ignorata, come vi dicevo, oppure la trattavano soltanto come un oggetto sessuale per poi scaricarla, o addirittura le era anche capitato. Di essere utilizzata proprio come oggetto per poi essere umiliata e chiamata puttana il giorno dopo a scuola davanti a tutti. Cioè, di quelle cose brutte, brutte, brutte che non augura nessuno e che non fanno altro che scalfire giorno dopo giorno l'autostima e quindi il, il senso di valore che hai tu anche nel mondo. E quindi una Genis, per quanto giovanissima, ma già estremamente traumatizzata in questo senso, e quindi chiaramente apprezzava moltissimo le attenzioni di Cameron, che per la prima volta eh, insomma gli si presenta un uomo disposto a impegnarsi davvero con lei, che non solo la usa e poi la getta, la mortificavano, esatto. Albe, e poi c'è da dire che Janice, comunque, dentro di sé ha sempre avuto una certa predilezione verso uh, i cattivi ragazzi cioè è sempre stata tratta da uomini che poi da ragazzi si parla di, di ragazzini che poi finivano per maltrattarla e umiliarla un classico di chi ha una scarsa autostima dopo due anni in cui Cameron, Ca Cameron si comporta ma Cameron ragazzi è un nome ho capito che è un nome bisex cioè nel senso un nome scusate non si dice bisex uh, è un nome unisex, ecco. Cioè, sia Cameron Diaz, sia Cameron Hooker. Sembrava. come Andrea? Ok, perfetto. Pensavo fosse la donna io. C'è una bella differenza tra bad boy e pazzo squilibrato. E pensa che lei. Hai ragione, Florida. Ma pensa che lei, quando si è messa con Cameron, ha detto: Oh, che bello, mi sono liberata del, del circolo vizioso nel quale io tornavo sempre con bad boy. E perché era convintissima che Cameron fosse il principe azzurro, l'uomo perfetto? Perché all'inizio ovviamente queste sue fantasie eh, violente non le manifestava con lei, le teneva nel suo intimo, nel suo privato. E quindi lei viveva un amore appassionato, un amore travolgente in cui lui... Faceva all'amore con lei come un gentiluomo e quindi lei per due anni è andato avanti così e quindi ha anche accettato di sposarlo. E infatti si sposeranno giovanissimi, troppo secondo me. Due anni dopo, quando lei ha 18 anni, appena lei compie 18 anni, praticamente si sposano. Ma. Dopo il matrimonio parte l'inferno. Non so che cosa è successo a Cameron, ma con l'anello al dito lui si è sentito legittimato a mostrare la sua vera natura. E dici, ma che fregatura deve essere una roba del genere? Cioè, cazzo, ti ho testato due anni, andavi benissimo, ti sposo e diventi cazzo un mostro? Com'è possibile? E, mm, mettetevi anche nei panni di Janice. Perché un giorno il meraviglioso principe azzurro Cameron le disse che voleva portarla nel bosco per legarla ad un albero, appenderla e picchiarla come un sacco da box. E Janice era particolarmente scioccata da questa proposta: all'inizio pensava stesse scherzando, ma alla fine dice: Boh, vabbè, proviamo, nel senso, magari è una cosa che. Può essere divertente? Non l'ho mai fatta. Proviamo. Chiaramente lei aveva paura di essere ferita, di, di soffrire dolore fisico. Ma attenzione, ma e questo è un punto fondamentale: lei aveva molta più paura di perdere Cameron e quindi avrebbe sopportato qualunque cosa pur di non perdere Cameron e questo è comprensibile. Perché ormai si era installato in lei un'immagine di, di Cameron che non poteva essere coerente con quei momenti. E quindi lei, quei momenti di mostruosità del marito, ha imparato a relegarli nei cassetti della mente. Quindi, pur di non rinunciare al principe azzurro e all'idea che lei aveva di Cameron. Rinunciava a registrare questi eventi come reali e li relegava nell'incoscienza, nell cioè, nel senso, ovviamente sapeva che c'erano, ovviamente se ricordava, se qualcuno glieli ricordava, ma andava in negazione totale. E vedremo che Janice opererà sempre questo metodo di difesa per far fronte alle tragedie alle quali lei stessa mh, assisterà il suo metodo è sempre stato questo uh, io, non, io non ho visto niente io non ho, non ho sentito niente io metto tutto nel cassettino della memoria e me lo dimentico posso dar fuoco al cassettino ce l'avete una miccia un attimo che faccio esplodere tutto così magari poi non me lo ricordo manco che è meglio possiamo dire che va in dissociazione slash negazione più che altro questa è proprio la negazione è, suo, è la sua strategia di difesa e quindi, insomma, per quanto queste pratiche non le piacciono per niente, sopporta. Ma lui alza la posta sempre di più perché a un certo punto comincia ad utilizzare una maschera antigas di gomma che le mette in testa questa maschera antigas e poi le copre gli oculari, no? I quello che serve per guardare fuori, anche se è una maschera anti-gas, glieli dipinge con la vernice eh, di nero in modo tale che lei non possa vedere fuori e in questo modo lui abusava di lei mentre lei era chiusa dentro, isolata dentro questa eh, maschera a gas. Janice comincia a sviluppare un vero e proprio terrore per la maschera a gas, cioè ogni volta che vedeva quella maschera aveva degli attacchi di panico, sostanzialmente è poraccia, ca cioè, poss possiamo capire. Tra l'altro ehm, Cameron a un certo punto, tanto per far diventare questo panico ancora più reale, mentre lei indossava eh, la, la maschera a gas e lui la stava abusando, senza avvertirla per tempo e senza eh, ovviamente dirglielo, comincia con le pratiche di asfissia e quindi la strangola fino a farle perdere i sì, sensi. Sì. Per poi farla rinvenire. Da questo momento lei comincia a dire loro due hanno lei 18 e lui 23 anni. Cioè, ragazzini, rega, ragazzini che fanno sta roba terrificante. Um, al che eh, lei, insomma, a questo punto dice: No, basta, basta, io non ce la faccio più. Ora la negazione comincia a diventare impossibile. Eh, mi mi come dire? Mi, mi oppongo a tutto ciò, io insorgo e non, non lo vuole più subire. Soprattutto perché era rimasta incinta. E dice anche: Io voglio crescere un bambino e essere una madre sana. Non è che mi puoi strangolare e far perdere i sensi mentre sono incinta che stai fuori. E quindi da qui nascerà il compromesso con il marito. Ovvero va bene. Eh, Rappiamo una ragazza. Prendiamo questa schiava sessuale per te, così tu mi lasci crescere il bambino in pace e, ehm, e sfoghi tutte le tue parafilie su un'altra persona che non deve crescere il bambino. E quindi torniamo un attimo alla vicenda di Colleen che abbiamo lasciato un attimo sospesa. Questa è la scatola di cui vi parlavo poco prima, quella scatola quadrata che lei si ritrova accanto sul sedile. Perché c'era questa scatola? Perché Cameron, che aveva, quando hanno cominciato a parlare con la moglie di questa prospettiva di poter adottare una schiava sessuale, rapire ad una schiava sessuale, lui era già partito a sognare, no? Faceva i progetti, faceva le robe, tutto, eccetera. E quindi si era già costruito tutti i suoi armamentari, cioè da quando lui aveva avuto il consenso dalla, ehm, dalla moglie, cioè già si preparava tutti il suo diciamo dungeon il suo, la sua stanza dei giochi per raccogliere la nuova arrivata e quindi queste erano cioè questa scatola era tra le sue creazioni tra i suoi giochi preparati per la schiava e se li era già portati sul furgone quindi ragazzi questo vuol dire che se si era caricato questa scatola sul furgone vuol dire che quel giorno sono usciti a caccia a caccia di una da, da raccattare. Hanno trovato la povera collina che stava facendo l'autostop, hanno pensato che era perfetta e l'hanno presa. E l'hanno presa su. Ora vi spiego che cos'è questa scatola. È orribile, è veramente orribile. Questa era definita la head box, ovvero la scatola per la testa. Se vedete, ha mm, il, suo, no, il suo metodo di apertura, anche in qualche modo studiato a livello ingegneristico. Ricordiamoci che lui è un falegname, quindi ha fatto queste cose lui. Ed era una scatola di circa 9 kg che era stata costruita appositamente per evitare che entrasse anche la minima quantità di luce, era totalmente insonorizzata e non poteva entrare nemmeno un filo d'aria fresca ovviamente eh, non so neanche a dirvelo lì dentro mettendo la testa lì dentro si aveva l'esperienza di deprivazione sensoriale quindi quando con l'in eravamo rimasti che lei si sentiva ehm, col coltello puntato alla gola no poi si è sentita bendata imbavagliata e eh, ammanettata e subito dopo le hanno messo in testa questa scatola. E quindi lei ha continuato per il resto del viaggio con la scatola in testa in modo tale che non potesse neanche capire dove stavano andando. Comunque, appena arrivano a casa, le tolgono la scatola dalla testa, ma ovviamente la lasciano imbavagliata e bendata. Poi viene completamente spogliata da Cameron perché queste, tutte queste cose le fa solo Cameron, mentre Janice sta sul divano col bebè guarda la TV e se ne è sbattuta le balle. Quindi Cameron insieme a Colleen vanno nel seminterrato, lei completamente spogliata e viene appesa per i polsi alle travi del seminterrato. Dopo molti minuti in cui era appesa così per i polsi e non vedeva nulla, quindi potete immaginare il dolore di essere appesi, cioè lei era appesa per i polsi così. Con, senza poter appoggiare i piedi per terra, quindi le braccia, le spalle e i polsi tutti in tiro per molti, molti, molti minuti. E Collina cede, cioè a un certo punto si mette a piangere e cerca un appiglio perché poi lei non vede nulla, quindi con i piedi. Cerca un appiglio a terra dove poterli appoggiare perché sta impazzendo di dolore. Ma quando trova un appoggio finalmente e riesce a metterci un piede sopra, in realtà Cameron è sempre, stata lì, è sempre stato lì in silenzio a guardarla. E quindi lì parte subito fulmineo con la prima frustata. E poi lei urla, chiaramente urla di dolore, e lui le dice: Se urli ti taglio le corde vocali. E tenete a mente questa minaccia, perché alla fine della storia scoprirete che non era solo una minaccia. Ma non vi faccio spoiler. Dopo altri 15 minuti eh, in cui lei continuava a soffrire in silenzio, le concede di poter appoggiare le dita dei piedi su una scatola, che è lì, quindi solo le dita dei piedi. Lei è totalmente, cioè è bendata questa benda sugli occhi, ma come sapete tante volte dalle bende sugli occhi sotto puoi vedere una strisciolina di realtà. E quindi lei cerca, si sforza di vedere qualcosa, no? Da sotto e intravede sotto di sé una rivista porno aperta su un'immagine di una donna appesa nella sua stessa identica posizione. E lì... Lì immediatamente a questo, a questo lampo che gli dice: Ok sono vittima di un folle, non c'è nient'altro da dire, è matto, è finita esatto. Lui voleva ricreare la fantasia, riportarla nel reale ed era talmente fissato con quell'immagine che ha curato ogni minimo dettaglio per riportarla esattamente come era nella sua fantasia. Quindi deve essere tutto, tutto perfetto per lui. Poi ad un certo punto, eh, Colleen si rende conto che Cameron e Janice stanno facendo sesso sotto i suoi piedi. E quindi lei si rende conto che in quel momento è soltanto parte della scenografia. E che è un, un eccitante per questa coppia. Sostanzialmente, viene utilizzata come un sex toys. Allora, praticamente, lui si, mh, si mette a scopare con la moglie sotto i piedi della, mh, della collina rapita e appesa al soffitto. Quindi, orrore. E niente. Eh, alla fine, quando hanno finito di fare sesso. Colleen viene abbassata, ma non viene certo lasciata libera, anzi viene inserita immediatamente dentro una cassa di legno. Cassa di legno che darà il nome appunto a questa storia, The Girl in the Box. La scatola è quella che vedete, eh, come potrete intuire dallo stato eh, in cui la vedete, poverina lei lì dentro, siccome ci rimaneva chiusa. 24 ore, 23 ore su 24 era lercia, cioè lei doveva stare lì e dormire e marcire nei suoi escrementi. Sappiate che la cassa misurava 1,80 x 90, cioè 1,80 m x 90 cm, esattamente le misure di una bara. Quindi lei non poteva neanche stare raggomitolata per dire, non c'era lo spazio. Non c'era proprio lo spazio, una bara. Cioè, lei poteva stare così tutto il tempo, stava così o così, o così o così. Lei non poteva mica tirarle le craniate, cosa dico? Cosa dico? Perché lei, ehm, se ci fate caso, questa scatola... Scusatemi, magari ho una foto dove si vede meglio. No, non ce l'ho. Comunque, questa scatola è aperta da questo lato, in realtà. È aperta in qua. Quindi è una barra senza la sponda. E che cosa c'era al posto della sponda? La scatola per la testa. Eh sì, perché praticamente non bastava chiuderla dentro una bara, ma doveva anche stare in deprivazione sensoriale, quindi oltre ad essere inserita in questa bara, in questa cassa, le mettevano anche, cioè lui il Cameron, le metteva anche la scatola in testa. E lei stava 23 ore al giorno in questa condizione. In più, soprattutto durante i primi mesi, veniva anche legata all'interno, in modo tale che non potesse muovere neanche i piedi e i polsi. Perché aveva costruito un modo per legarla all'interno e lei era completamente immobilizzata così. Io prima avevo detto poteva fare così o così. Sì, dopo molti mesi aveva avuto il diritto di poter fare così e così. Ed era un premio. Quello era un premio. Pensate che lei passa la prima notte così, in questo stato. La moglie, dal canto suo, quando ha visto tutto questo, ha tirato un sospirone di sollievo perché altrimenti sarebbe successo a lei. E quindi nella testa della moglie c'era il... Uh, mi sono salvata! Ah, che bello! Meno ma cioè quasi c'era proprio un senso di, eh, di, di, di liberazione. Sì, ma lei non era incatenata, mm, la polizia ci poteva andare. Sì, hai ragione, Albe, ma Janice sappiamo che era anche incatenata nelle sue turbe mentali. Il giorno seguente, Cameron scende nuovamente eh, nel seminterrato da lei, la fa uscire dalla cassa. E la lega a una rastrelliera. Poi la lascia lì e se ne va fino al giorno dopo. Quindi poverina, questa qui è rimasta lì, legata a una rastrelliera per i polsi così, per un altro giorno intero, random. Quindi, secondo giorno lo passa attaccato a una rastrelliera. Le torture ovviamente diventano quotidianissime. Ogni giorno lui, tra l'altro, si inventa anche un motivo valido. Per cui Colleen dovesse essere punita. E io mi chiedo anche che bisogno avesse questo: di trovare una scusa, di trovare un motivo. Tanto non ne hai bisogno. Hai una schiava, la picchi perché ti va di picchiarla. Perché perché devi trovare una scusa, un motivo? Vabbè, comunque lui aveva così aveva il motivo per punirla perché è stata cattiva. Che poi, tra l'altro, se tu non dai la libertà a una persona, come fa questa persona ad avere la libertà di comportarsi male? Non ha senso. Vi faccio degli esempi, anzi, un esempio della, di cosa lui considerava cattiveria meritevole di punizione. Considerate che Cameron non ha dato da mangiare a Colleen per i primi giorni, quindi lei stava eh, letteralmente morendo di fame. Soltanto dopo diversi giorni Cameron le concede un pasto, che però eh, dopo tanto che non mangi, ma soprattutto dopo tutta quella paura, perché Colleen non era una ragazzina. Come dire, non era una ragazzina spregiudicata, coraggiosa o mh, di quelle peperine, di quelle ribelline. Lei era veramente mite, sottomessa e terrorizzata, ma proprio perché poverina non sapeva cos'altro fare. No, insomma, era così tanto nel panico che lo stomaco le si era chiuso. E quindi lei non riusciva a mangiare niente, anche quando lui le ha proposto questo cibo, finalmente lei non riusciva a mangiare perché stava malissimo. E quindi lui si è offeso, lui si è offeso per la sua ingratitudine. E così ha avuto un valido motivo per punirla di nuovo, appendendola, frustandola e colpendola con oggetti contundenti. Nonché, ehm, adesso non voglio entrare troppo nello specifico, ma lo stuprava, la stuprava con altri oggetti che non erano il suo pippo, perché aveva il patto con la moglie, no? Lui, fino alla fine, ha sempre ritenuto che aveva ragione lui, eh? Cioè, Lui oggi. Molto probabilmente oggi che è in carcere è vivo. Se andate lì a chiedergli, oh zio, ma quello che hai fatto a Collin non ti vergogni? Lui vi dirà no, avevo ragione io. Ho fatto bene, avevo ragione io. Non si è mai pentito un giorno, eh? cioè, convintissimo, convinto fino alla fine. Quindi non l'hanno curato. In realtà lui non vuole essere curato. Lui ha sempre detto, anche in carcere, con gli psicologi, ha sempre detto, ma io non ho bisogno assolutamente che voi mi diciate come devo vivere o non vivere. Se la pensate diversamente da me, da me è un vostro problema, io non devo essere curato, per me quello che ho fatto è giusto. Onesto. Bene, allora sta in carcere tutta la vita. Yes, I do. Eh, tra l'altro, questo è il motivo per cui lui sarebbe dovuto uscire su eh, libertà condizionale, sulla parola, nel 2015. Ma visto che ha dato questo tipo di risposte, ciccia ed è rimasto dentro. Cioè lui pur di non ehm, ammettere di aver sbagliato preferisce stare in galera, eh? È pazze! Questa è un'anima persa, sì esatto Alba, questa è proprio un'anima persa. Alla fine dopo averla appesa, frustata, picchiata e ehm, violentata con oggetti vari, la, la fa di nuovo scendere. E a questo punto le rimette il piatto davanti e la obbliga a finire di mangiare. E a quel punto Colleen mangia. Questa era la quotidianità di Colleen, cioè un'eterna agonia senza mai un attimo di recupero. Mai, era sempre e solo agonia, non c'era pace. Non c'era un momento di tranquillità, non c'era un modo per prendere il respiro, non c'era un'attività rassicurante che fosse quel minuto al giorno. Niente. Niente, solo dolore. Come cazzo fai a vivere così? Considerate che questa quotidianità continua senza cambiamenti per cinque lunghi, lunghi mesi. Ovviamente, nel frattempo, la famiglia si era preoccupata, aveva denunciato la scomparsa di Colleen. Ma i poliziotti non avevano nessuna traccia. Le indagini si hanno fatto, le ricerche e tutto, ma le indagini non portavano a niente. Quindi dopo questi cinque lunghi mesi le, eh, il caso cominciava a diventare freddo e sappiate che se non fosse stato per lei stessa e per i, insomma, gli avvenimenti che sono accaduti, per quanto riguarda le indagini loro avevano già, bello che eh, erano già passati oltre. Comunque lei eh, a un certo punto veniva lasciata libera soltanto un'ora al giorno, libera. Libera vuol dire che non aveva catene o cose, cioè poteva camminare, sgranchirsi e fare questo per un'ora al giorno. E in quell'unica ora lei doveva mangiare, bere, pisciare, cagare e fare tutto quello di cui aveva bisogno, lo stretching, muoversi un po' perché i muscoli si erano atrofizzati. Quindi cercare anche un attimo di fare qualche esercizzetto per non perdere completamente la mobilità, perché sarebbe rimasta disabile, ragazzi, e per il resto dentro la scatola tutto il tempo. Lei doveva anche essere molto brava a gestire i. anche lavarsi, sì, scusatemi, sì, giusto, anche lavarsi. E lei doveva anche essere brava a gestire i bisogni fisiologici, perché se si faceva qualcosa addosso e inevitabilmente. Si faceva qualcosa addosso, anche perché provate a pensarci: lei nell'unica ora in cui poteva pisciare doveva bere, e nell'unica ora in cui poteva cacare doveva mangiare. Quindi per forza poi ti scappa la pipì molto prima di 24 ore, no? Ecco, magari la cacca puoi tenere, ma la pipì 24 ore tutti i giorni non la tieni. E poi considerate il terrore, la paura, lo stress che l'aveva resa praticamente incontinente a una certa. Eh, il ciclo? Non lo so come lo gestissero. Sinceramente non ne hanno parlato. Non, non lo so. Forse le davano degli assorbenti, effettivamente non lo so. Comunque, se lei non era brava a gestire i suoi bisogni e si faceva qualcosa addosso, inevitabilmente, veniva picchiata selvaggiamente per punizione. Perché era stata cattiva. Queste sono le punizioni, questi sono i motivi di cattiveria della, della povera Colleen. Forse aveva iniziato a non avere più il ciclo... Ah, esatto, Blue Price, hai ragione. Effettivamente quando le persone vengono abusate in questo modo e private del, del, del nutrimento e delle cure necessarie, si va in amenorrea. Cioè anche, tante volte capita anche in casi di anoressia andare in amenorrea, quindi sì, effettivamente non ci abbiamo pensato, ma eh, ci sta, ci sta. Una delle punizioni che Cameron amava di più prevedeva l'asfissia. Infatti, nelle punizioni, oltre a essere picchiata e, eh, e abusata, lei veniva anche strangolata la strangolava a mano oppure la impiccava oppure, non so cosa sia peggio, sinceramente, la annegava nella vasca. Faceva queste pratiche finché lei non perdeva i sensi e poi subito dopo la faceva rinvenire e poi ricominciava. Quindi lei ogni volta convinta di morire e molto probabilmente forse un po' se l'augurava augurava anche. Poi lui la frustava veramente con tutto quello che trovava, in particolare la sua arma preferita erano i cavi elettrici. Eh, per umiliarla le ha addirittura bruciato i peli pubici con una piastra rovente e niente, passava le giornate a insultarla, a umiliarla e a darle della puttana. Cioè, io, io non ho, sinceramente, va. Okay. la teneva ovviamente anche diversi giorni, questa faceva parte delle punizioni, tenerla diversi giorni senza cibo e acqua, per poi sottolinearle quanto lei avesse bisogno di lui per sopravvivere. Cioè, guardate anche il gioco psicologico, per instillare la sindrome di, so di Stoccolma. Cioè, lui la. La richiamava la sindrome di Stoccolma, la manipolava in modo tale che lei sviluppasse questa sindrome. Quindi la lasciava senza bere, senza mangiare per giorni, poi arrivava e fa, mi devi dire grazie, sono io che ti do da mangiare, è grazie a me se ora sei viva, quindi mi devi essere grata e se non lo sei io ti posso anche uccidere. In questo modo esercitava un controllo totale e chiaramente Colleen sviluppava veramente questa gratitudine. Ma è chiaro che la sviluppava, si sta trattando di vita e di morte. Quindi, certo che era grata quando arrivava il cibo, certo che era dipendente. Certo che ha sviluppato una sindrome di Stoccolma e ha cominciato anche a volergli bene a questo qua. Follia! Comunque sappiate che Cameron per le sue fantasie, cioè non è neanche così originale, cioè non è neanche così creativo, perché per le sue fantasie si è basato sulla trama di un libro erotico. Un libro erotico che risale al 1954 e si chiama The Story of O. O come la lettera. O. E sostanzialmente è un libro che parla della storia di una donna che è stata addestrata cioè è stata cresciuta, educata e addestrata per essere totalmente sottomessa ad una società segreta che eh, la stupra e la tortura tutti insieme questi membri della setta tutti insieme a torturarla, a stuprarla eccetera la conosce lo conoscete allora? Sì, altro che le 50 sfumature, cioè 50 sfumature, lui l'avrebbe letto come un romanzo rosa. Cioè, ha detto, ma che è questa cosa da, da principesse, ecco. Pensate quante sono lunghe 23 ore chiuse per tanto tempo di fila, amplificate e, e moltiplicate per 10.000, e ancora non abbiamo idea di cosa possa aver provato. Sì, poi pensate che lei, quando era nella scatola, questo lo ha detto anche lei. Almeno si sentiva al sicuro perché non c'era lui. Dice: Almeno nella scatola non mi fa niente. Ma quando la tiravano fuori dalla scatola era quello il problema. Perché quando la tiravano fuori... Esatto, era sola con i suoi pensieri, viaggiava con la fantasia, meditava probabilmente. Il problema era quando la tiravano fuori. Perché lì erano botte, erano stupri erano torture, era dolore fisica, erano ferite eh, quindi... e poi sappiate che lei non ha mai avuto accesso a cure mediche quindi ogni tipo di ferita che le veniva inflitta come anche tutti i problemi alle articolazioni, nello stare appesa e tutto il resto non le, non le sono mai stati curati è per quello che ad oggi ancora ha tutti questi problemi fisici Comunque, il vero obiettivo di Cameron, in realtà, eh, cioè, è strana la psiche di Cameron in questo senso. Non si capisce esattamente cosa vuole e cosa non vuole. Perché lui ha detto che vorrebbe, che avrebbe voluto, una schiava consenziente, che stava lì perché non aveva altra scelta, ma quella scelta era la sua. Non so se avete capito lo strano giro di... Cioè, la schiava doveva rimanere lì, di sua volontà, di volontà, per volontà della schiava, ma questa volontà doveva essere determinata dal fatto che non avesse altra scelta perché lui aveva potere su di lei. Quindi per lui era fondamentale convincere Colleen a non fuggire. Perché innanzitutto aveva paura di perdere la sua schiava, eh, che poi se scappava era un casino, poi andavano nei maroni, quindi c'è anche da dire questo. Ma dall'altra non voleva dover sempre preoccuparsi che Colleen potesse sempre cercare di fuggire da lui, no? Perché lei doveva voler rimanere lì, perché chiaramente non aveva altra scelta. E quindi per convincerla a non tentare la fuga... Cameron utilizza l'astuzia. Perché c'è da dire una cosa: Cameron sarà stato pure un ignorantone a scuola, sarà stato uno che non ha combinato niente nella vita, che poteva anche sembrare non troppo sveglio, ma in realtà era un abilissimo manipolatore, perché capiva sempre chi aveva davanti, quali erano i suoi desideri e le sue paure, era molto veloce a intuirlo e le utilizzava contro le persone. E quindi cosa fa? Dopo sei mesi di prigionia, comincia a parlare a Colleen di questa organizzazione, di questa associazione segreta che si chiama The Company. Che d'ora in poi chiameremo la compagnia. E non confondetelo con la compagnia dell'anello con la compagnia delle erbe orientali, perché no, è The Company. Ok. E questa company è dappertutto. Eh, gli dice che loro guardano sempre tutto: tipo Grande Fratello, che hanno occhi ovunque, orecchie ovunque, e che eh, sono loro ad aver la scelta come schiava, perché lui lavora per loro e quindi eh, la scelta come schiava su volere della company. E, e loro si occupano come azienda della compravendita di schiave sessuali e del successivo totale controllo di come queste schiave sessuali vengono utilizzate ma soprattutto di come esse si comportano. Ne conseguiva quindi che se Colleen avesse tentato di fuggire la compagnia l'avrebbe trovata torturata. Probabilmente uccisa, ma a quel punto vedevano lei come rispondeva. Ma soprattutto avrebbero sterminato la sua famiglia. E quindi la, la frase che veniva sempre propinata a Colleen da parte di Cameron era. Sai, i tuoi genitori saranno puniti per le tue azioni, verranno uccisi solo perché tu hai la tua libertà. Davvero vuoi rischiare la vita dei tuoi genitori solo per essere libera tu? Sei così egoista. E lei che amava la sua famiglia come niente più, ehm, cioè come nient'altro, era la cosa più importante per lei. Lei chiaramente dice nei guai, ci sono finita da sola. Ho sbagliato io a salire sulla macchina sbagliata e quindi meglio che muoio io, me la cavo io, ma non voglio assolutamente che i miei genitori paghino per quello che sono i miei errori. Però veramente bastardo, pezzo di merda. Sì, sì. Ma sappiate che Collina all'inizio a questa storia della compagnia non è che ci aveva creduto molto, eh, perché sembrava una roba molto complottara, con questi gannocchi ovunque um, un attimo così, titubante. Però, <coughs> Cameron se n'era accorto. Lei ovviamente gli diceva sempre: Sì, sì, ho capito, ho ci credo. certo, lei lo assecondava al 100% su tutto. Anche perché, ragazzi, cioè, in una situazione del genere è la cosa migliore da fare. È inutile star lì a credersi degli eroi, è inutile star lì a lottare con il tuo aguzzino, tanto non puoi vincere. Quindi quello che ti conviene fare è giocare d'astuzia e sopportare e assecondare. E come abbiamo visto, la maggior parte delle storie che sono finite bene, diciamo, ovvero con la liberazione dell'ostaggio, è sempre perché questo ostaggio si è comportato in maniera condiscendente. E aspettare un passo falso. Esatto, esatto. Per sopravvivere è sempre meglio a secondare. Poi volete morire? Se volete morire, dategli contro, cominciate a urlare, dite che chiamerete la polizia, dite che spaccate tutto e in giro di tre minuti sarete sgozzati. Comunque, a parte questo, um, Colleen comincia a crederci quando Cameron. Innanzitutto Cameron andava avanti tutti i giorni a portargli delle prove, cioè gli dava delle prove del fatto che questa compagnia sapesse tutto. E poi in particolare Colleen si convince quando un giorno Janice torna a casa. In realtà Janice era stata in ospedale per un'operazione al ginocchio: si era rotta il ginocchio e si era fatta operare. E quindi torna a casa tutta ingessata con, con la stampella, e forse era addirittura in sedia a rotelle. E praticamente Cameron dice a Colleen. Vedi Janissa com'è tornata? Sai, anche lei è una schiava sessuale della compagnia e il ginocchio le è stato fracassato dalla compagnia perché lei, mentre tu eri qua giù, ha tentato di fuggire. E Janice confermerà questa versione. A quel punto, lei si caga. A quel punto lei si caga addosso e... e comincia seriamente a credere che questa compagnia esiste. Ma non solo comincia a credere davvero nella compagnia, ma lei ne diventa ossessionata, si sente osservata in qualunque momento, è terrorizzata di sbagliare qualunque passo che fa è... e si fissa proprio. C'è anche da dire che Cameron insisteva quotidianamente su questa storia della compagnia, quindi anche lei chiaramente era proprio succube di questa narrazione. Per alzare ancora un po' di più la posta, nell'ottobre del 1977 Cameron aveva costruito una nuova scatola, questa a forma triangolare. Posso mettere la foto di lei, scusate, che mi sembra più carino. Um, questa dalla forma triangolare e uh, teneva era proprio fatta della stessa forma per adattarsi al sottoscala sempre lì ovviamente nel seminterrato e quindi praticamente lui teneva colin questa nuova scatola triangolare che è la sua nuova casa lì sotto la scala sottoscala. e non vi immaginate la, la stanzina di Harry Potter a casa degli zii Molto peggio, era proprio una scatola. Questa scatola che lui aveva costruito apposta per Colleen, lui la chiama The Workshop, ovvero l'officina. E vorrei farvi notare anche eh, il fatto che lui desse un nome a tutte queste sue opere ingegneristiche di tortura. Denota un certo orgoglio e una certa soddisfazione da parte sua nel, nel costruire questo tipo di oggetti. No, non sto neanche a dirvelo, sadismo, quindi questo è. Lì viene sempre rinchiusa e incatenata all'interno per 23 ore al giorno, la ventiquattresima la passava velocemente a rifocillarsi, poi veniva appesa e si faceva torturare e stuprare. E riparte questa quotidianità, cambia solo la scatola. A gennaio 1978, ecco che Cameron ha un'idea e dice: nella sua testa, pensa: Io mi devo tutelare. Io mi devo tutelare perché sono perfettamente consapevole che quello che sto facendo va contro ogni legge morale e istituzionale. Ma io mi devo tutelare. Quindi cosa fa? Fa un contratto. Di schiavitù, un contratto di schiavitù che lui in realtà nemmeno scrive di suo pugno, ma prende paro paro da una rivista Sadomaso. Quindi, praticamente, mette eh, davanti a Colin questo contratto dove c'è scritto che lei. Uh, accettava di dare al suo aguzzino il suo corpo in totale uh, possesso, cioè nel senso che il mio corpo è completamente tuo, ne puoi fare tutto quello che vuoi senza nessun limite e hai il mio consenso. In più. C'era anche un'ultima postilla che aveva aggiunto lui, questa non era parte della, del contratto trovato nella rivista, è una postilla aggiunta da lui dove specifica che lui non è soltanto in possesso del suo corpo ma anche della sua anima. Ora io mi chiedo che bisogno c'era di aggiungere la postilla sull'anima? Hai paura che scappi l'anima? Hai paura che, non lo so, in qualche modo ti sfugga dal tuo controllo l'anima di questa ragazza? Cioè, sì, una liberatoria, praticamente una liberatoria. Nel BDSM esistono questi contratti, ovviamente non hanno valenza legale, sono fatti perché allora, la slave possa sentirsi di appartenere alla mistress o master. Ma io ho una domanda, scusate la deviazione in senso giuridico legale. Questi contratti io pensavo che servissero an anche onde evitare che poi il sottomesso, la sottomessa di turno possa denunciarti per violenze. Perché d'altra parte, se tu hai dei segni sul tuo corpo, puoi dimostrare che è avvenuta una violenza. Magari avete pure girato un video dove sì, voi stavate giocando, ma il carabiniere che lo guarda non capisce che si sta giocando. E se la donna, per esempio, facciamo l'esempio più classico, eh, vittima donna. Scusate, sottomessa donna master uomo. La donna litiga con l'uomo, vuole vendicarsi. In realtà c'è sempre stato consenso, ma non hanno firmato niente. Non c'è nessuna prova di questo consenso. Lei si reca in caserma piena di lividi, eh, con i segni di quello che è successo, con un video in cui viene picchiata selvaggiamente, in cui lei tra l'altro dice "Basta, no, ti prego!", però non dice la parola chiave. Ragazzi, questo qua è in galera, eh. Questo è in galera. Quindi io pensavo che questi contratti avessero valenza legale. Anche perché, io ve lo dico, state attenti a fare queste pratiche. Perché potrebbe succedere che poi uno dei due va e denuncia. Bisogna tutelarsi anche da questo punto di vista. State molto attenti. Lei, insomma, le viene proposto sto contratto, lei lo legge e dice: uh, no. <ride> È la prima volta che dice... A questo punto lui eh, immediatamente le dice guarda che la compagnia vuole che tu, tu firmi e se non lo farai, solita manfrina, se non lo farai la tua famiglia soffrirà per i tuoi errori, la tua famiglia pagherà per quello che hai fatto, eh, i tuoi genitori verranno rapiti, torturati e uccisi. E quindi sempre quello era, appena lei non voleva fare qualcosa, arrivava subito lo spauracchio di ti ammassiamo i genitori. E quindi lei è firmato. Dopo averle fatto firmare il contratto, Cameron si tranquillizza un pochino, sente di avere più potere su di lei e sente soprattutto di avere una sorta di tutela per le sue azioni. Non so come abbia potuto pensare questa cosa, ma ok. E quindi le fa una grande concessione. Il regalo più grande di tutti. Per quel, in quel momento, per Collin, lo era veramente. Le permette di salire al piano di sopra. Nel frattempo, i genitori continuano a cercarla, hanno aperto le indagini e tutto. Ma ormai è passato troppo tempo, troppi mesi, non la trovano. In più, lei era maggiorenne. E poi lo sapete che la polizia se non trova subito indizi, trova subito una pista. Eh, con scomparsa maggiorenne comincia a dire sì, vabbè, o allontanamento volontario. Oppure no, vabbè, ma non la troviamo. Amen, in caso chiuso, ce ne sono altri. Allenta la morsa, esatto. E le permette di salire al piano di sopra. Voi provate a immaginare, perché ormai era. Eh... Era gennaio febbraio del 78. Lei è stata rapita a maggio del 77, quindi erano nove mesi, nove mesi di isolamento totale senza poter vedere la luce del sole, senza poter respirare aria fresca. Se cioè, lei è quando è andata al piano di sopra e ha visto la luce, la luce del sole. Cioè, le sembrava di essere rinata, era così grata. A, al suo bastardo mostro di merda che in questo momento proprio le, le batte il cuore e gli vuole bene cioè gli è proprio grata quindi lei avrà il permesso di poter stare ogni tanto al piano di sopra quando lo decide lui ovviamente ma per restarci dovrà seguire delle regole molto ferre molto precise le dovrà seguire la regola sì ricordatevi che in tutta questa casa c'è un bambino Ora, le regole sono che lei deve chiamare Cameron padrone e Janice padrona, invece lei potrà chiamarsi soltanto Kay, con la lettera K. E questo vale anche quando dovessero arrivare degli ospiti o degli sconosciuti, lei si deve presentare soltanto come Kay. Ok? Ah, altra cosa, ogni volta che è in loro presenza, lei dovrà inginocchiarsi e rimanere a capo e non parlare né muoversi di un centimetro finché non le viene dato il permesso o ovviamente l'ordine di farlo. Ecco, lei deve fare proprio la schiava, si inginocchia a capo chino, lancella, la lancella. E doveva, tra l'altro, indossare sempre un collare da cane. E poi qui succede una cosa orribile, veramente orribile. Lei doveva, oltre che indossare questo collare da cane, ha subito il piercing al naso, anche diciamo, più, lar più largo di un normale septum. Perché le hanno messo una, un anella, le hanno messo una. Un, un, come si chiama? un cerchio. Un, in Romagna si dice l'anella come quella delle mucche proprio schiavitù estrema e sappiate che lo stesso le faranno anche nei genitali non un anella così pesante nei genitali ma sì anche lì perché comunque doveva essere di proprietà loro cioè capito sei mia e ti faccio aia parecchio Arriviamo così a febbraio del 78, quando Cameron fa incazzare tantissimo Janis. Perché durante una delle loro sessioni sessuali insieme alla schiava, perché loro, mentre lui torterà la schiava, facevano anche sesso loro, tra di loro, eccetera, in una di queste sessioni, diciamo, trisom, Um, lui penetra Colleen quindi ha un rapporto completo con Colin davanti a sua moglie a Janice pensando che questa cosa alla fine l'avrebbe comunque fatto eccitare dice guarda tu non lo sai perché ti sei opposta perché hai la mentalità chiusa no? ti sei fissata con questa cosa che non, la vuoi, che non vuoi che la faccio ma in realtà ti piace, io lo so che ti piace, lo decide lui cosa lei piace e cosa no, questa è una cosa, una costante, non ascoltano queste persone, non ascoltano, cioè loro decidono cosa ti piace e cosa non ti piace e se provi a, come dire, in qualche modo far sentire la tua campana, la tua opinione, se ne sbattono il cazzo, perché tanto lo sanno loro cosa ti piace e cosa non ti piace. Janis però qui parte Fa una scenata della madonna E non gliela dà più Cioè, ma Sei pure la tua schiava Io mi faccio i cazzi miei Sciopero della vagina Fanculo Oh con lo sciopero della vagina Lui buonino dopo No scusa Hai ragione No sciopero della vagina No il mio povero cuore Mi dispiace Ho sbagliato ridammi la vagina e quindi alla fine lui eh, si asterrà poi da rifare queste azioni, no? Adesso che si trasferiscono nella nuova casa ci sono più dinamiche psicologiche e relazionali e un po' meno di torture, anche se le torture ci sono sempre. Siccome loro um, ad un certo punto, non so, hanno avuto dei problemi economici probabilmente Comunque, ad aprile del 78, passato ormai un anno dal rapimento, la famiglia Hooker si trasferisce, traslocano e vanno a stare in una casa mobile. Grazie, Leonard, sei gentilissima. Vanno a stare in una casa mo mobile sempre lì a Red Bluff, quindi rimangono nella, nella stessa città ma si, si spostano in, queste, in questo pratone di roulotte poi, sostanzialmente. Siccome nella roulotte non esiste un seminterrato, Collin viene tenuta eh, nella sua scatola. Questa volta, che è stata costruita ex novo, ma era molto simile all'altra, aveva le stesse misure, sempre 1,80x90. Questa scatola viene tenuta sotto il materasso ad acqua dove dormono i due coniugi, dove dormono marito e moglie. E quella diventa la sua nuova oscura casa. Collina è costretta a tornare alla quotidianità di 20, 23 ore di prigionia al giorno e torture sessuali, ma ora ha dei bonus dentro la sua scatola, ha dei premi. È riuscita a vincere una padella per poter almeno fare i bisogni dentro la padella, della carta igienica, così che possa almeno ripulirsi. Ma il regalo più bello, più grande, più prezioso che lei teneva come fosse una pepita d'ora, un diamante, era la radio. Gli avevano dato la radio. Lei poteva ascoltare la radio. Cioè, vi rendete conto di quanto può essere prezioso per lei avere una radio in quel momento, dopo un anno di deprivazione sensoriale? Il sapone no, non glielo davano, quando la facevano uscire che doveva mangiare, bere cagare, fa, poteva anche lavarsi. Però quando lei viene fatta uscire da quella scatola nella sua nuova casa, nella nuova casa mobile degli Hooker, lei nota sempre che eh, c'è una borsa appoggiata su una fotografia, cioè tipo un tavolino con una fotografia sopra appoggiata la borsa di della moglie tra l'altro lei sperava nella radio secondo me questa è la mia fantasia non, non ce l'ho nelle fonti secondo me lei sperava di sentire qualche notizia sul fatto che la stessero cercando o qualche notizia di, di cronaca che parlasse del suo caso che gli desse un po' di speranza secondo me ma ahimè dopo un anno non se ne parlava assolutamente più di, di Colleen la polizia aveva rinunciato a trovarla e anzi pensavano ma si sarà unita a un gruppo di hippie ma ha cominciato a frequentare una setta ma poi vedrete gli sviluppi e capirete che il caso verrà ufficialmente proprio archiviato perché succederà una cosa ma non vi faccio gli spoiler comunque lei eravamo rimasti che quando usciva da questa scatola vedeva sotto una borsa questa fotografia e questa fotografia ritraeva questa ragazza qui che lei non conosceva. La vedeva come una bella ragazza bruna, e non aveva assolutamente idea di chi fosse e perché ci fosse lì una sua foto. Scoprirà poi che in realtà questa ragazza si chiamava Mary Elizabeth Spanak. E più di un anno prima della scomparsa di Colleen Marie, che all'epoca aveva 18 anni, stiamo parlando del 76 scomparve dal suo quartiere di Chico in California. Ci assomiglia Colina, eh? Sì, come tipo sì. Lei si era tra l'altro da poco trasferita in, in California dalla sua casa a Cleveland in Ohio e si era trasferita lì per andare a convivere con il suo fidanzato con cui era super innamorata, aveva grandi progetti e tutto e per mantenersi aveva trovato un lavoro come modella in un negozio di macchine fotografiche. E col suo fidanzato andavano d'accordo, ci cioè andava tutto bene. Poi però si sa che ogni tanto anche nei migliori matrimoni, nelle migliori coppie, ogni tanto parte lo sclero e ci sta che si litiga. Infatti eh, quella, quel giorno in cui lei scomparve, loro due erano andati in un locale o in una fiera, adesso non ho capito esattamente dove erano hanno litigato, hanno bisticciato e Marie mm, per ripicca, diciamo, eh, ha detto "Basta, io torno a casa a piedi, vaffanculo" e ha lasciato il luogo in cui erano lì assieme per tornarsene a casa da sola. E però a casa non ci arriverà mai, non ci arriverà mai e scomparirà. Ma per non farvi spoiler torneremo su questa storia alla fine. Sappiate semplicemente che c'era la fotografia di questa ragazza lì, ragazza scomparsa per motivi sconosciuti, e intanto è rimasta lì. Dunque, nonostante la situazione meravigliosa che stavano vivendo in famiglia, questo non ha impedito a Janice. Di dare alla luce un altro figlio, tanto perché ovviamente i bambini in questo ambiente dove c'è una prigioniera abusata, torturata, rinchiusa in una scatola 23 ore al giorno, è certo un ambiente sanissimo per crescere dei bimbi forti e sani. E infatti a settembre del 78 Janice dà alla luce il secondo figlio. Tra l'altro lei partorirà lì in casa, sul materasso ad acqua. Mentre sotto di lei c'era imprigionata Colleen. Ora io non ho assolutamente idea perché nelle fonti non viene assolutamente detto e ci, ci sta perché hanno tutto il diritto alla loro privacy. Quindi non so chi siano questi bambini, non ci sono i nomi, meglio così, perché oggi sono degli adulti ovviamente, ma eh, non oso immaginare come si possa essere sentito questo figlio. Una volta che ha letto quello che ho letto io stessa, cioè sei nato su un materasso su una persona che tuo padre teneva imprigionata e torturata sotto dove tu sei nato. Cioè, proprio fisicamente è, è, è nato su una schiava. Lei capisce che uh, Colin, che se vuole evitare le torture più pesanti. Deve comportarsi da brava schiava, quindi cercare di diventare sempre più obbediente e precisa, non eh, distrarsi mai, rimanere sempre concentrata sulla performance, come si suol dire, e in questo modo, concentrandosi davvero e impegnandosi davvero, effettivamente capisce che innanzitutto le torture diventano più leggere e meno dolorose non viene quasi più punita quindi voi sapete che un conto è il momento della tortura, il momento sessuale un conto è ti devo punire perché sei stata cattiva no? quindi quelle punizioni terribili che erano le cose più pesanti che lei eh, riceveva cominciano a eh, essere sempre meno no? e poi man mano riesce a riottenere sempre più libertà Libertà che arrivano, per esempio, a poter cucinare per la famiglia, non viene più privata del cibo assolutamente, può mangiare quando vuole. Cioè, no, pensate dalla prima condizione a lei può mangiare quando vuole. Quindi si riprende anche a livello di salute, sta molto meglio. E, mm, e questo permetterà anche a Janice di cercarsi un lavoro. In questo modo Colleen si prende cura dei bambini e diventa una... Uh, sì, zietta, ho messo le candele. E diventa una tata, una tata per i bimbi. E infatti i bimbi si legano moltissimo a lei e la chiamano tata. Per loro era la dada. Tra l'altro i bambini sono sempre stati convinti che la dada stava lì con loro durante il giorno e poi si tornava a casa sua. Cioè gli hanno sempre fatto credere... Che Dada tornasse a casa. E invece Dada dormiva sotto il um, nella, nella bara sotto il letto dei genitori, cosa che i bambini non sapevano assolutamente. Anzi, Cameron stava molto attento che i bambini non, uh, non si accorgessero che in realtà uh, Colin era in schiavitù. Mm, quindi lei, esatto, si prende cura di questi bambini, loro fanno una vita normale, tra l'altro la lasciano anche uscire per fare dei lavori in giardino e la lasciano fare jogging in giardino. Quindi Colleen corre intorno alla roulotte facendo jogging. Ovviamente in queste occasioni interagisce anche con i vicini di casa, i vicini di casa sono tantissimi e sono tutti lì insieme, quindi si crea proprio una comunità. Per cui era impossibile nascondere la presenza di Colleen ai vicini di casa, no? I trailer park, brava, bravissima i trailer park. Quindi Colleen fa anche amicizia con il vicinato e per tutti lei è una tata convivente. Cioè sostanzialmente vive con loro ma bada i bambini e fa i lavori di casa. Cameron, Cameron a un certo punto le chiederà anche una mano per un progetto edilizio che lui aveva in mente di realizzare. Aveva fatto tutti i suoi disegni, i progetti, le cose, in realtà ce l'aveva in mente da un secolo questa cosa, questa idea. Qual è l'idea architettonica che lui sognava da una vita nella sua fantasia? Vi ricordate il dungeon Umido, sotterraneo, con tutte le schiave legate. Allora abbiamo capito che Cameron, che Cameron ormai ha um, interiorizzato il fatto che i suoi sogni possono diventare realtà e eh, diventare materiali e tangibili. Quindi, visto che, tra l'altro, nei suoi progetti c'era anche l'idea di non avere soltanto lei come schiava, ma sognava un vero e proprio, diciamo, fattoria, una fattoria di schiave la convince ad aiutarlo a costruire questo dungeon sotterraneo in giardino. E lo fa! Cioè io mi chiedo anche come fai in un trailer park a costruire un cazzo di dungeon sotterraneo. E niente, si mettono a scavare, costruire e Colleen lo aiuta in questo suo progetto. Tra l'altro Colleen dice... Ma meglio che una scatola, insomma, eh? Cioè... Se devo stare eh, se è interrato qua, wow, eh, comunque con tutto questo spazio, wow, cioè ti do una mano volentieri, vuoi tienimi lì, ti prego. Insomma, lo, lo costruiscono e ci mettono due anni per finirlo. Comunque, lei nel frattempo passava sempre la maggior parte del, del suo tempo nella scatola, ovviamente appena loro erano a appena aveva finito di fare i suoi compiti da schiava, subito dentro alla scatola. Colleen, come avrete capito, ha sviluppato una vera e propria sindrome di Stoccolma e arriverà in questo periodo, costru mentre costruivano eh, il dungeon insieme, e in realtà è stato un momento in cui hanno anche chiacchierato molto, ridevano addirittura, c'è un bel battutone, e a un certo punto lei arriva a dire a Cameron, ti amo. E lei gli dice ti amo, in realtà spinta ovviamente da questa sindrome di Stoccolma, semplicemente per fargli sapere che era davvero grata delle incrementali libertà che stava ricevendo. E qui questo ti amo era un rinforzo positivo per fargli capire che lei era lì eh, volentieri ormai, quindi tanto valeva che la lasciasse più libera. E infatti Colin da quel momento sarà molto 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 più libera. E avrà un'infinità di occasioni per scappare. Ma il problema è che lei queste occasioni non le coglierà mai perché aveva un terrore tremendo di lui che la ritrovasse in qualche modo e che a quel punto, se la ritrovava, la ripescava, l'avrebbe ammazzata, sicuro. Ma soprattutto aveva paura della compagnia. The Company che avrebbe ucciso e sterminato la sua famiglia. Quindi era talmente soggiogata da questa manipolazione, da questa paura, da questo pensiero, che anche se aveva mille, mille opportunità per fuggire, non lo ha mai fatto. E adesso quando vi elenco tutte le cose, tutte le occasioni in cui lei avrebbe potuto farlo, ma purtroppo credeva in questa compagnia, vi mangerete le mani. Eh, cosa che vi dico se le mangiate pure lei. Quando ovviamente ha, ha saputo qual era la verità, ripensando a tutte queste occasioni, si è maledetta. Non, non avete idea di quante volte. Sì, è una storia che si ripete questa. Molti rapimenti funzionano così. Cioè, dopo tanti anni, le schiave, le vittime di rapimento, eh, cominciano a ricevere sempre più libertà e ciò nonostante non fuggono. Perché proprio ormai... Cioè dopo, dopo così tanti anni, ragazzi, la tua vita non è più ancorata alla tua vita precedente, la tua mentalità non è più quella della ragazzina che è stata rapita, ma si trasforma, si adatta e diventa funzionale alla tua vita di quel momento, per quanto sia terribile. Non capisco, il vicino la vedeva che aveva anche l'anello delle mucche nel naso e non si è chiesto niente? No, beh, ovviamente quando usciva la ripulivano tutta. No, no, no. Il collare, l'anello e tutto solo quando facevano le sedute in casa di praticamente gioco di ruolo di schiavitù. Sì, ma infatti non sei quasi più un essere umano. Non ti consideri nemmeno tu stesso un essere umano. Esatto, Roma. Esattamente. Insomma, sappiate che la porta di casa era tenuta costantemente apribile, cioè nel senso che bastava a lei aprirla dall'interno e sarebbe uscita in qualunque momento. I vicini di casa erano ovunque, come vi dicevo, case mobili, quindi pieno. E c'era anche un telefono in casa, avevano un telefono fisso funzionante con il quale lei avrebbe potuto in qualunque momento chiamare la polizia. Nel 1980, e qui arriviamo all'apice di quanto questo aveva controllo mentale su di lei, nel 1980 Cameron permette addirittura a Colleen di parlare al telefono con la sua famiglia. Lei telefonerà ai suoi genitori. Ovviamente, sempre sotto supervisione. E lei, ovviamente, sotto supervisione di lui che ascoltava le telefonate, eh, chiama la famiglia. Chiama la famiglia, le dice che si è allontanata volontariamente, dice che sta bene, che adesso eh, è fidanzata, che vive con questo uomo, che va tutto bene. E in questo modo, ragazzi, il caso di scomparsa. Tutte le indagini decadono, che, che la famiglia adesso io non so se la famiglia ci abbia veramente creduto o meno. Ma quando la polizia è stata avvisata di questa telefonata, se anche magari la famiglia ha detto va bene, però rintracciata la telefonata, magari andate a vedere se è tutto a posto. Loro non l'hanno fatto perché, eh vabbè, dai, alla fine vedi che era allontanamento volontario. Quindi aveva ragione noi, bella per te. Ciao! Bastava veramente che facessero un salto a controllare, tanto la chiamata è arrivata da un telefono fisso. Trovi dov'è, case mobili e scopri il tugurio d'inferno dove deve vivere questa ragazza. Tipo Marzia, tipo Marzia. Vedete, non sono storie così lontane, eh? poi anche dal nostro paese. Colin, tra l'altro, dirà alla sua famiglia che non, de che non devono assolutamente eh, preoccuparsi, quindi neanche avvisare le autorità, altrimenti lei non l'avrebbero sentita mai più. Perché, perché si impunta in questo senso? Ora, i suoi genitori, che non la sentivano da tre anni, e in quel momento per loro è tutto oro colato. Quindi se lei gli dice vi chiamo io, aspettate che mi contatti io. Voi non fate niente, non avvisate le autorità, e eh, loro d'altra parte per non rischiare di perdere nuovamente questa figlia. Poi si erano convinti che fosse scappata lei da loro, eh, cercano di assecondarla in tutti i suoi desideri, giustamente no? Cioè è comprensibile. Ci fu un episodio particolare nel 1981 che dimostra veramente sia quanto Cameron si sentisse sicuro del potere mentale su Colleen, ma anche di quanto Colleen fosse effettivamente succube. Pensate che dopo quattro anni in cui lei mancava da casa, le viene permesso di fare visita alla sua famiglia, da sola! Cioè. Cameraman, cameraman ciao. Cameron le dice: Puoi andare dalla tua famiglia da sola. Vai a trovarli. Wow. E quello: que allora, allora, Ciao, tu, 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 tu. a quel punto lei aveva vinto. Cioè, a quel punto aveva vinto. Ha ottenuto quello che voleva e avrebbe potuto liberarsi del mostro. E invece no. Perché? Perché prima di farla andare Cameron, Cameron fa tante premesse. Innanzitutto le dice che ha versato alla compagnia ben 30.000 dollari per pagare la sorveglianza su di lei e sulla sua famiglia. Ah, Anch'io sarei stata un fulmine, ma sentite, sentite. E quindi lei chiaramente ci crede che la compagnia addirittura è stata pagata per sorvegliarla 24 su 24 mentre a casa dei suoi genitori quindi lei ci crede. E più gli dice: Guarda, tu sei libera di andare a restare. Ehm, insomma, di restare da loro anche qualche giorno, cioè, non è che gliela fa fare una visita di due ore. Ma lei può andare lì e rimanere anche dei giorni, dormire lì con loro ma con la consapevolezza che sarete tutti costantemente osservati dalla compagnia affinché tu non violi nessuna regola della schiavitù. Prima di lasciarla andare, Cameron ha bisogno di una prova di lealtà da parte di Colleen. E questa è una prova che veramente io, cioè, no, non so... Penso che forse lei vi sia, sotto, si sia sottoposta perché ha detto, vabbè, tanto vale. Praticamente le fa mettere una pistola in bocca, che lei ovviamente non poteva sapere se fosse carica o non carica. Come hai fatto, Ah, tu hai gli appunti, giusto? E <ride> dicevo, Roma mi legge nel pensiero. Le fa mettere una pistola in bocca, non sapeva se fosse carica o scarica, e le fa premere il grilletto. E lei lo fa. Lei lo fa. Fortunatamente era scarica, in questo modo ha provato eh, di essere totalmente come dire leale a a Cameron e quindi finalmente è libera di tornare dalla sua famiglia e rivisitare la sua famiglia. Però quei giorni lei li descrive in maniera terribile, perché dice era come se io fossi Chiusa dentro una scatola di vetro mentre ero a tavola con loro, mentre andavamo al mare insieme, mentre facevamo tante cose, io non potevo dire quello che volevo dirgli, non potevo uh, comunicare in nessun modo la verità che avrei voluto comunicare. Non. Sì, una sorta di trance. Lei parla proprio di questo muro di vetro. Tra lei e la sua famiglia, cioè non si è mai sentita tornata veramente. In più, provate a pensare al dolore di vedere tutta quella che era la tua vita, quindi tutte le cose come le hai lasciate. Um, I vestiti per uscire, i tuoi trucchi, le, le cosine che per te erano importanti in quel momento che perdono completamente di significato. Che tu li vedi come oggetti appassiti, perché non ne hai più il diritto, non, ne hai, non hai più il diritto ad avere la tua vita e non le puoi afferrare esatto quelle cose. Cioè, per quanto tu sia lì, sei nella tua stanza. Quella stanza non ti appartiene più, quella vita non ti appartiene più perché ti è stata portata via. Era troppo assurdo se diceva la verità, la prendevano per pazza. Mm, no, in realtà i genitori non credo che l'avrebbero presa per pazza. Ma lei, ogni volta che loro le facevano qualche domanda, perché ovviamente loro non erano neanche abbastanza insistenti in questo, eh. Colin, ma va tutto bene? Colin, ma ci devi dire qualcosa? Guarda, che ce lo puoi dire, ti aiutiamo. Ti... E lei, no, tutto bene. Tu... Quando avrebbe voluto gridare: Aiuto, portatemi dalla polizia immediatamente. Non poteva farlo. E quindi ogni volta anche lei ha dovuto stoppare i genitori dalle domande e non farsi aiutare quando sarebbe stata la cosa che desiderava più al mondo farsi aiutare in quel momento. Comunque, dopo la visita di qualche giorno, Colleen torna da sola, di sua spontanea volontà, dal suo ag aguzzino. E a quel punto lui decide che dovranno fare una seconda visita alla famiglia con lui presente, così che lui si presenti a questa famiglia come appunto suo fidanzato. E ci andranno! Ragazzi, preparatevi allo shock! Questa è la foto che verrà scattata quel giorno dai genitori di Colleen. Lui si presenta, fa il fidanzatino innamoratino, è super splendente, e brillante, piace tanto ai genitori di Colleen che eh, vedono che finalmente lei no, adesso ha trovato un uomo maturo, con le, la, la testa sulle spalle, bravo, c'è cioè il lavoro, bravo. E gli fanno anche tanti auguri per la loro vita insieme e scattano questa foto, tra l'altro foto che hanno sempre tenuto con loro in casa. Maledetto, maledetto veramente. Ecco, sappiate che questo sorriso di lei uh, è falso fino a un certo punto. Perché ehm, con la sua sindrome di Stoccolma, in realtà Colleen, cosa che ha sempre detto, aveva cominciato a volergli bene e aveva cominciato a fargli tenerezza lui. Aveva cominciato a capire anche quali ciao Roscio! Aveva cominciato a capire quali fossero magari le turbe mentali quando lui, ehm, cioè, cioè, era diventata empatica nei confronti di lui. La famiglia di Colleen si convince quindi che lei è al sicuro. Hanno giusto una strana sensazione perché ehm, vedono qualcosa di strano. In particolare sembra che loro due non siano così abbienti come dicono, soprattutto perché Colleen indossa tutti abiti fatti a mano e nemmeno fatti tanto bene. E quindi loro maturano questa fantasia, cioè pensano che la verità sia questa, che loro due stanno insieme e stanno bene insieme, ma lui l'ha portata dentro una setta, dentro un culto ed è per questo che eh, vanno in giro così da poracci, perché sostanzialmente questo culto no, gli avrebbe preso tutti i loro averi e li teneva lì. Però loro dicono, vabbè, finché, è, finché sta bene che è con quest'uomo qui è una loro scelta unirsi a questo gruppo, e poi è tutta una cosa che si erano fatti loro in testa, non l'hanno mai chiesto ovviamente. Quindi la cosa strana che vedevano, quella strana sensazione, l'hanno attribuita al forse fanno parte di una setta. Però c'è anche da dire che non volevano insistere a fare domande, perché... Uh, si erano resi conto che Colleen reagiva male ogni volta che loro insistevano facendo domande o indagando sulla situazione e siccome non volevano rischiare che lei uh, non si facesse vedere per altri quattro anni hanno preferito evitare le domande e assecondarla in tutto e per tutto tornano a casa tornano a casa, in realtà era andato tutto bene però Cameron entra in paranoia lui comincia a entrare in una paranoia folle. Rumina, 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 non riesce a togliersi questo uh, verme mentale dalla testa, che pensa è convinto di aver esagerato. Ha ah, esagerato con le libertà per Colleen e adesso non è più una schiava, è quasi una davvero fidanzata, non, non va bene, adesso il Pippo non gli si alzerà più con lei perché ha secondato troppo i suoi desideri e adesso con Lynn sembra quasi felice, e che schifo, che schifo, che schifo, no, ho sbagliato tutto, ora lei sorride, no, che merda e quindi eh, di nuovo nella scatola, da capo, 23 ore al giorno nella scatola senza che lei avesse sbagliato niente, niente Solo perché lui è entrato in paranoia. Non ha più il controllo, panico. Esatto. E quindi decide di tagliarle di nuovo tutte le sue libertà. E i prossimi successivi tre anni lei li passerà senza rivedere più la sua famiglia né sentirli rinchiusa nella scatola sotto il materasso d'acqua. Considerate che la scatola <coughs> appunto era sotto questo materasso d'acqua di... Di gomma e la roulotte era senza aria condizionata, e sappiate che i mesi estivi in quella zona della California raggiungono tranquillamente i 40 gradi: 40 gradi fuori, senza aria condizionata dentro, dentro una scatola di legno, sotto un materasso di gomma. Fate un po' voi i conti. Dunque, soltanto nell'83 Cameron smetterà di tenerla nella scatola e la trasferisce nel dungeon sotterraneo che avevano costruito insieme. Ma una volta che la mette lì, di nuovo entra in paranoia. Comincia a imparanoiarsi che uno dei bambini l'avrebbe vista entrare dentro il sotterraneo. Ma è vero questo? Non era vero. Però lui si convince e quindi va, va di nuovo in circolo vizioso di pensieri troppa libertà, oh mio Dio, là sotto c'ha lo spazio oh mio Dio, può respirare, oh mio Dio, no non va bene tutto ciò, viziatissima, questa ragazza troppo viziata e quindi la riprende e subito la rimette nella scatola cioè pensate anche solo a lei che ha passato altri tre anni dentro questa scatola si era vista così il barlume di una sorta di miglioramento della sua condizione nel dungeon. E dopo qualche ora viene rimessa nella scatola dicendo: No, 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 mi sono sbagliato, scusa era troppo. E infatti mi chiedo anche com'è possibile che tu in un campo um, di roulotte possa uh, scavare un sotterraneo. Ci metti due anni a costruirlo, quindi ti hanno visto di certo farlo. E tutto a posto! Vabbè, io non so se avessero comprato la terra. Perché a questo punto se, se non hanno comprato la terra dove sopra c'era il loro... Allora ok. Ma altrimenti strano. Arriviamo così al gennaio dell'84. Eh, Cameron si, si tranquillizza un po'. Dopo 4 anni, altri 4 anni, si è convinto che forse Collina è leale e che avrebbe avuto molte occasioni effettivamente per scappare. Non lo aveva fatto. E quindi dai, va bene, mi riconvinco. Pian pianino cede e eh, comincia a farla vivere sempre più fuori dalla scatola. Pensate che addirittura a maggio del 1984, siccome eh, avevano dei grossi problemi economici, gli hookers le permette di lavorare in un hotel come cameriera. Sì, eh. Cioè, per lei andare a lavorare era oh mio Dio, finalmente libera il mondo! Che bello! Che figata pulire i cessi dell'hotel. Cioè, per lei era Uuuh, e insomma, lui ovviamente le ritira ogni centesimo del suo stipendio, non le fa assolutamente gestire del denaro. E lei può spendere solo 20 dollari al mese per se stessa. Cioè 20 dollari in cui compra la carta igienica, uh, il sapone per lavarsi, sostanzialmente, e paga il suo stesso cibo che mangia. Questo. I suoi grandi 20, do 20 dollari. Dunque... <coughs> già... Eh, ragazzi, non abbiamo parlato di Janice per un po'. Janice è lì che fa la mamma sul divano depressa, in negazione, che ignora il problema e si gira dall'altra parte. Però insomma, ehm, alla fine ce l'aveva vinta lui, l'ha avuta vinta Cameron, perché poi alla fine che cosa ci stupiamo a fare? L'aveva vinta Cameron e quindi lui aveva continui rapporti completi con Colleen. Che Jenny, se facesse o meno lo sciopero della vagina, non gli interessava più niente, ormai lui faceva quello che gli pareva. Ma eh, Janice arriva al punto di rottura quando eh, Cameron si convince che vuole Colleen come moglie. Sì, lui vuole eh, sposare anche Colleen, però gli dice a Janice: attenzione, <coughs> tu sei la moglie capo padrona, no? Lei è la moglie schiava. Quindi c'è... Cioè, sì, ok, due mogli, però tu sei comunque la moglie non schiava, tu sei donna libera, lei invece è schiava, quindi ti deve andare bene perché c'è questa differenza, no? E lui eh, giustamente, nel senso, lei giustamente gli dice, ma c'è pa di minchia, no, assolutamente, sono io, tua moglie, che sta qui e comincia a sviluppare della gelosia, de della profonda gelosia per il rapporto che si sta creando tra Colleen e, e suo marito. Tra l'altro, suo marito a questo punto comincia a farla dormire con loro. Non dorme più nella scatola sotto, ma dorme sul materasso insieme a loro due. E faranno molto spesso sesso a tre, sesso a tre che rende tremendamente infelice Janice. Cameron, a questo punto, visto che Janice eh, ha cominciato a rompere parecchio le scatole: nel senso che si lamentava di continuo, gli urlava contro. E adesso io ti lascio, prendo i bambini e me ne vado. Lui, sentite come convince Janice a farsi andare bene in questa situazione. La convince così: Janice, tu sei una donna molto religiosa e credente. Sì, questa è la Bibbia. Ricordi la Bibbia? Sì, se tu non accetti che io prendo in moglie come schiava moglie Colleen, Gesù si arrabbia e reagisce un attimo. Così fa? Sì, perché tu hai imparato dalla Bibbia il concetto dell'obbedienza: tu devi obbedire all'uomo. Quindi, se non obbedisci e se non fai quello che io voglio, Fai peccato contro Dio, Gesù piange, la Madonna piange e tu vai all'inferno e tutte le loro lacrime non basteranno per spegnerlo quell'inferno. E Gianni si convince. È eh, in modalità Gesù non vuole e, e soprattutto io vorrei sapere quel libro che lui gli ha presentato, come dire tu tradisci la Bibbia, dove sta scritto nella Bibbia. Che eh, le mogli devono fare i trisom con il marito. Vorrei proprio saperlo. Un'altra cosa contro la quale Janice deve combattere è il desiderio di Cameron di collezionare altre schiave nel suo dungeon sotterraneo. E, e quindi, insomma, Janice comincia a maturare la fantasia di lasciare Cameron. Ma chiaramente ha tantissima paura di Cameron, perché anche lei è sempre stata minacciata, picchiata, eccetera. E quindi comincia a legarsi un po' di più a Colleen. E scoprono che forse hanno un nemico comune. No, ovviamente non lo dicono, perché è l'organizzazione, non la compagnia, voi potrebbe sentirci. Ma c'è questa sorta di sì, gelosia, voglio cacciare via questa ragazza da casa mia, ma una, anche una una sorta di unione da nemico comune ovviamente il tutto resta non verbale no Jenny sarà veramente seccata e comincia anche a fare delle gitarelle in chiesa con Colleen quindi vanno in chiesa insieme cioè per Colleen anche questa cosa mio dio abbiamo in chiesa che figata no ehm, a quel punto una volta in chiesa lei si confida con il parroco al quale sente il bisogno di parlare della situazione che sta vivendo. Con Colin che dice: Ma basta adesso, arriva la compagnia, arriva la compagnia. E, e lei che eh, col prete gli diceva: Ma sai che mio marito ha preso questa ragazza, l'ha rapita, l'ha portata a casa, la stupra. Sono sette anni che la tiene chiusa in una scatola 23 ore al giorno e poi gli, le fa questo, le fa questo, la, la priva del cibo, la priva dell'aria. Eh, guarda la poverina come sta. E il parroco ascolta tutto questo e poi le dice che deve subito liberare Colleen in quel momento e lasciarla tornare dalla sua famiglia e lei deve andare subito a denunciare la polizia. Ma ovviamente tutto questo non accade, perché Janice non lo fa. Pure Janice era schiava, eh sì, sì, era schiava senza saperlo, senza l'etichetta della schiava, ma lui era anche lei. Tra l'altro questa cosa continua, cioè lei continuerà ad andare in chiesa con quel parroco sempre lui, che celebra la messa, si fa vedere dal parroco in compagnia di Colleen e il parroco. Riservatezza, privacy. Noi non possiamo dire niente di quello che avviene in confessione. Io credo che Dio non se la sarebbe certo presa se questo parroco avesse rotto il patto. Di segretezza e avesse denunciato quello che gli era stato detto, anzi, penso che Dio gli avrebbe dato una, una coroncina di spine come premio, cioè non lo so, una coroncina di spine dorata. Al che qualche mese dopo Gen uh, Janice torna dal parroco e, le e gli dice che la situazione è peggiorata, che uh, di nuovo gli racconta tutta la storia e ribadisce uh, che suo marito ha preso questa schiava. Che tratta anche lei come una schiava, che non sa più cosa fare, che non sa come liberarsi, che ha paura. E quello sarebbe stato il momento in cui il prete avrebbe dovuto dire: Va bene, magari io non rompo il segreto di niente, no? Però sali in macchina con me, salite in macchina tutte e due e vi porto dalla polizia. Ci voleva tanto. Ma anche solo fare una chiamata: se non vuoi rompere il segreto perché davvero pensi che è sacro, fai una chiamata alla polizia e di. Urge un controllo in quella casa, succedono cose brutte, andate a controllare, punto, non di cosani, ma oppure accompagna queste, queste donne alla polizia e fai parlare loro. Comunque ad agosto dell'84 Janice avrà un, un esaurimento nervoso. E quindi decide che deve assolutamente eh, non andarsene di casa, ma allontanare Colin da suo marito, perché era diventata gelosissima. Quindi cosa fa? Va da Colin in albergo mentre lei stava lavorando e le rivela la verità sulla compagnia. Le dice, Colin? Sono tutte vregnacce. T'ha sempre detto delle stronzate, è nella sua testa! Io lo so che è tutto finto, ti ho mentito anch'io perché ero obbligata a farlo, ma sappi che la compagnia non esiste, nessuno ti osserva! A quel punto, Colena sbianca, ci rimane di merda e si sente un imbecille. E. Però adesso noi capiamo benissimo che lei può anche essersi sentita un imbecille, ma eh, non è un imbecille, è una persona fragile in una situazione estremamente di debolezza e che chiaramente è stata manipolata e lei poteva solo scegliere tra la vita e la morte. Cioè, si rende conto che lei è stata sottoposta, cioè si è sottoposta a sette anni di prigionia obbedendo ciecamente per paura di una cosa che non c'era immediatamente si è fatta strada nella sua mente un pensiero io non devo essere una prigioniera io non sono obbligata a restare qua che cazzo sto facendo? ciao! fanculo! e infatti il 10 agosto del 1984 mentre Cameron era fuori, per, eh, era fuori di casa per lavoro Bobby è un elfo libero! esatto! viva Bobby! E mentre era fuori casa per lavoro, Janice e Colleen fanno in fretta armi e bagagli e scappano insieme ai bambini. Quindi Janice ha deciso di lasciare il marito pure. Eh? Ha deciso di lasciare il marito prendersi i bambini e darà anche il passaggio a Colleen per tornare a casa. Wow! Alla fine è Janice che ha salvato tutti. pazzesca. Comunque... Janice e i bambini riusciranno a, uh, insomma, andranno a vivere a casa dei genitori di Janice, dei nonni e dei bimbi. Mentre Colleen chiama la sua famiglia, chiama suo padre e si fa venire a prendere. Questa è la sua prima foto tornata a casa. Praticamente adesso lì era Natale, forse un po' dopo, qualche mese dopo essere tornata a casa. La cosa incredibile è che una volta a casa. E una volta raccontata tutta la verità finalmente alla sua famiglia, non chiama la polizia, non denuncia Cameron, si preoccupa. È completamente fottuta, nel senso che ormai è dentro la sindrome di Stockholm fino al collo. Cioè anche una volta libera non riesce a liberarsi da questa schiavitù mentale. Lei è preoccupata per Cameron, quindi appena arriva a casa lo chiama e lo avvisa che lo ha lasciato. Perché per lei era scorretto sparire e basta. Lei vede le cose dal punto di vista dell'Aguzzino, non ha più un suo punto di vista, l'ha perso. Eh, non riesce neanche a seguire quello dei suoi genitori. Lui, lei vede il mondo, vede la realtà perché ha adottato gli occhi e la mente del suo Aguzzino. Quindi innanzitutto lo telefona per avvisarlo e lui quando riceve questa telefonata in cui lei gli dice eh, ciao scusa però sai sono fuggita <ride> ti lascio addio, lui si mette a piangere come un bambino al telefono piange disperato con lei perché si rende conto improvvisamente di non avere più il potere che credeva di avere. E poi comincia a dire: Quindi tu non mi ami veramente? Mi hai preso in giro tutto questo tempo? Ti sei approfittata di me? Per tutto quello che ho fatto per te? Tu mi hai detto che mi amavi e non è vero? Io, io ragazzi, cioè, sinceramente, avrei voluto a assistere a questa telefonata perché. E poi ho cominciato a dire: quindi tu non vuoi diventare mia moglie?' Eh, no. Stammi bene, ziccia ciacia, ciacia, se se, E voltaggio. Cioè, rendi conto? Era lui la vittima. Dopo era lui la vittima? Era lui, ma lui è convinto, cioè, è lui la vittima. È ancora convinto, probabilmente, di questa cosa. Ora però diventava davvero molto difficile poi tra l'altro spiegare la situazione alla polizia. Come vi dicevo, Colleen non voleva farlo. Non voleva farlo per non mettere nei guai il povero Cameron. Ok, vabbè, cioè qua ovviamente anche lei è andata in follia, giustamente. Perché... In più sappiamo che Janice alla fine torna sui suoi passi, si fa convincere da, dal piagnucoloso... Cameron e torna da lui con i bambini. Quindi Janice e Cameron tornano insieme. E Janice quando torna da Cameron, visto che lui gli ha fatto le promesse, io cambierò, lavorerò su questo mio lato della personalità. Sei. Voglio maturare, voglio diventare un bimbo vero. Allora lei si è convinta che lui dica la verità, quindi va. Torna con Cameron, ma con questo grande progetto di aiutarlo a liberarsi di questa parafilia. Cioè, o lui la smette con la parafilia della schiavitù sessuale e delle violenze sessuali, o lei se ne sarebbe riandata. Lo prega e lo obbliga a distruggere tutti i suoi armamentari, bondage. Lo obbliga ad andare a farsi curare da uno psicologo, ma lui no. All'inizio la seconda la frega anche in qualche modo per cercare di convincerla. E insomma lui in breve torna poi a essere quello che, um, quello che era. In tutto questo c'è un'altra cosa incredibile. Colleen non va dalla polizia ma continua a telefonare a casa dei hookers per sapere come stanno. Cioè, lei per mesi? Chiamerà a casa loro per sapere come stanno. Io... Oh. Cioè, questo vuol dire che è stato bravo un bel po' lui, eh. Cioè, è stato il master manipolatore number one in the story. Cioè, ma, ma veramente. Chiaramente, questo atteggiamento fa impazzire la famiglia di Colin, che invece insistono insistono e insistono perché lei sporga denuncia. Ma lei dice "No, io voglio peace and love, alla fine tutto si è risolto per il meglio, ma io non provo rancore, non voglio rovinare la vita a queste persone, hanno dei bimbi piccoli, tanto dolci, carini. Poi io alla fine sono libera adesso, quindi posso farmi la mia vita, non mi interessa assolutamente punire le altre persone per quello che hanno fatto. Molto cattolico questo ragionamento, molto molto Nonostante gli, gli sforzi di Janice di cambiare Cameron, Cameron non ha nessuna intenzione di cambiare e anzi insiste per andare a rapire una nuova schiava. Perché voi lo sapete? Quanti psicologi servono per cambiare una lampadina? Questo è, un, questa è una grande battutona che fanno gli psicologi tra di loro, ma che racchiude dentro una grandissima, enorme verità alla base di tutta la psicoterapia. Insomma, a questo punto, um, anzi, Cameron non solo poi non si impegna a cambiare, ma ricomincia a insistere con Janice per andare a rapire un'altra schiava. A questo punto Janice si rompe definitivamente le palle. Capisce che eh, lui è incorreggibile, che lui non vuole cambiare, non vuole essere aiutato, quindi non gliene frega un cazzo. Ha provato fino all'ultimo a salvare questa relazione, soprattutto per i bambini, ma niente da fare, lo lascia di nuovo e si, si, si dà. Questa volta si confida con un suo amico a cui racconta tutta la storia, anche quella di Colleen. E questo amico le dice: Guarda, devi assolutamente andare a denunciarlo. Ma stai scherzando? Lei non voleva denunciarlo perché anche lei diceva: Sì, vabbè, ma poi mi metto nei casini, No, faccio bordello, è importante che mi lasci in pace. No, lo devi denunciare. E qual è stata la leva che ha convinto davvero Janice? Ovviamente, come al solito, se vuoi convincere una mamma, punta sui figli. Um, dice: Se tu non lo denunci. A parte che questo sicuramente andrà a rapire altre ragazze e continuerà a fare del male ad altre ragazze, tu veramente vuoi questo? Lei lì, vabbè, ma che te frega. Quello ha fatto così. Poi gli ha detto, questo amico gli ha detto: Va bene, allora se non te ne frega un cazzo di altre ragazze, prova a pensare che potrebbe farlo ai tuoi figli. Pensa che potrebbe, giusto che uno con queste intenzioni, chi, chi ti assicura che un giorno non abbia. Attrazione sessuale per una delle tue figlie. Chi ci dice che un giorno, perché vuole i suoi figli, non li rapisca come ha rapito quelle ragazze? Queste sono le parole magiche che convincono finalmente Janice a denunciare. Quindi va di corsa a denunciare. Ma attenzione, mica la polizia. Al parroco! Cioè, ma io... Veramente? Jenis eh, c'è. Succe... Ma questa Bibbia quanto male gli ha fatta, Janis? Io... Io sto cazzo di parroco. Solo che questa volta il parroco non si sa che cosa gli ha detto Cristo, si è rinsabito. E dopo un sacco di tempo che tra l'altro gli veniva raccontata la stessa storia gli ha detto senti Janice mi sono rotto le palle adesso andiamo alla stazione di, di polizia e denunci tutto alla polizia ti accompagno io oh. l'ha caricata in macchina e l'ha portata dalla polizia <applause> uh -huh! ce l'abbiamo fatta il parroco si è svegliato Divina dal cielo, finalmente alla terza volta ce l'ha fatta. Era il 7 novembre dell'84 quando Janice Forge denuncia, ma lo fa in maniera brillante. È furba. Janice non è tutta scema, come sembra. Dice ai poliziotti: Senti, io ho... Um, oltre a quello che vi ho appena raccontato, ci sono altre cose, altri dettagli, altri capi d'accusa che potreste avere contro questa persona. Potrei anche fornirvi proprio le prove. Ma io vi dico tutto, solo se voi mi promettete l'immunità da tutte le accuse. Altrimenti posso anche ritirare la denuncia e me ne sbatto il cazzo. Loro accettano e dicono va bene. Ti, ti diamo l'immunità. Eh, se, se ci racconti tutto, 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 tutto Qui è stata brava. Qui ha avuto tutta la mia stima, eh. Non aveva l'avvocato, aveva solo il prete. Boh, magari gliel'ha detto il prete. Non lo so. No, tanto scema non era. Janice quindi racconta, racconta tutto, come sempre è stata vittima nella relazione con Cameron, che per difendersi ha vissuto nella negazione, è da qui che io so che lei metteva le cose nelle scatole mentali, no? Uh, che teneva separato dalla sfera della coscienza quello che succedeva a, a Colleen, e ha detto proprio che lei metteva sia Cameron che Colleen in delle scatole mentali e ignorava il problema. E non faceva neanche uso di droghe. Eh? Ha raccontato di aver conosciuto Cameron quando aveva solo 16 anni, che hanno vissuto questo amore travolgente e passionale per due anni in cui gli sembrava perfetto, e poi dopo il matrimonio lui ha rivelato la sua vena sadico-sessuale eh, parafilica. E gli ha raccontato che veniva legata per i polsi, che veniva frustrata, che veniva frustata, che veniva rinchiusa per ore anche lei, fino a quando non hanno concordato per una schiava sessuale. E poi racconta ovviamente del rapimento di Colleen. Finito di raccontare il rapimento di Colleen e tutta la sua storia, Janice aggiunge un dettaglio che non è certo un dettaglio. Dice che prima di lei, prima di Colleen c'era stata un'altra ragazza che era stata rapita da loro per essere il giocattolo sessuale di cameron una ragazza di 18 anni che lei eh, ricorda con il nome di Mary Elizabeth Spanake lei quella della foto la ragazza della foto Dice che quel 30 gennaio del 76 Janice e Cameron avevano intercettato Marie mentre lei stava tornando a casa da sola a piedi, dopo aver litigato appunto col fidanzato. E quindi le offrono un passaggio. E finisce esattamente come Colleen. Tra l'altro, anche all'epoca lui aveva già pronta la scatola per la testa, quindi anche Marie. Uh, viene trattata identica coltello puntato. Bendata stesso identico Iter con la scatola in testa arrivano a casa. Uh, Jenny si mette sul divano e Cameron va giù con Marie. La spoglia, le toglie la, la scatola dalla testa e la appende per i polsi. Marie, però, è un tipo diverso da Colleen. Marie non smetteva di gridare, non smetteva di lottare e per quanto fosse appesa lo voleva prendere a calci in faccia tutto il tempo. Non la smetteva un secondo, ha usato tutta la voce che aveva in corpo. E lui gli diceva ti taglio le corde vocali se urli e lei urlava più forte. A questo punto Cameron decide di tagliarle veramente le corde vocali. Sì. Gliele taglia. Il problema è che però lei non stava ferma, e quindi lui non riesce a fare un taglio preciso anche perché non era un chirurgo, era un falegname. Per cui sai com'è: eh, non riesce a recidere bene queste corde vocali e finisce per sgozzarla. A quel punto entra nel panico perché lei perde tutto questo sangue, ma non è morta, non sa come fare. Non sa come fare, prende degli asciugamani, cerca di tamponare la ferita, ma non... In tutto questo lei rimane legata, eh, non la slega mica, lei continua a essere appesa, poraccia. E prova con gli asciugamani a chiudere questa cosa, poi non sa cosa fare, non sa cosa fare, preso dal panico, prende una pistola e le spara due colpi nella pancia. A questo punto, in preda al panico, piangendo come un bambino, va di sopra e Io mi immagino la scena in cui dice Jenny, ho rotto il giocattolo. Infatti va, va da Jenny a piangere e dire che eh, non sa come è successo, ma è morta, l'ha uccisa. A questo punto uh, Jenny è costretta ad assecondare um, il piano di... Non so perché ha sparato nella pancia, non, non ho idea. Perché era nel panico, non sapeva cosa fare, ha sparato due colpi così, a testa balzana. E quindi ha avvolto, hanno avvolto il suo corpo in una coperta e lo hanno caricato in macchina. Poi hanno raggiunto una zona montuosa e nel bosco di questo monte hanno scavato una fossa e l'hanno messa lì. Lei ha testimoniato tutto questo. E ha denunciato tutto questo. Quindi c'era un'accusa di eh, omicidio. Ok? Tra l'altro non avrebbe avuto senso per Janice mentire rispetto a questa storia perché tanto ormai aveva già denunciato quello che doveva denunciare. Che senso aveva inventarsi un omicidio? Un omicidio a cui lei poi aveva partecipato con occultamento di cadavere, no? La polizia allora dice: Va bene, per avere la certezza che quello che ci dici è successo veramente. Abbiamo bisogno di trovare il corpo. E lei non ricordava dove era questo corpo, non lo ricordava esattamente. Mh, ha dato delle indicazioni, e il corpo, però, purtroppo non lo hanno mai ritrovato. Non è mai stata ritrovata Marie. E voi lo sapete che in America non c'è crimine se non c'è corpo, quindi niente corpo e niente crime. Ora, a nulla è valso il fatto che poi Colleen abbia confermato tutto e abbia anche detto sì cazzo c'era una sua foto a casa loro è possibile che questa ragazza sia stata da loro e poi eh, quando Janice Gen ha raccontato la vicenda ha dato dei dettagli che effettivamente poteva sapere solo chi aveva realmente assistito al rapimento di, eh, di Marie come era vestita e, e altri dettagli no no corpo no party, ma per la polizia è così, no corpo no party, anche perché ci tengono molto nobody no crime, nobody no crime, valesse così anche in italia, eh? niente loro dicono che ovviamente eh, non si possono fare dei processi indiziari di omicidio, un'accusa così pesante senza un corpo, non si può certo condannare un uomo con un processo indiziario. Io vorrei che fosse così anche in Italia, tante volte. Per quanto Marie eh, in realtà rimanga una vittima senza giustizia, almeno questa è stata una verità che Janice ha consegnato anche alla famiglia di Marie. Ci ha tenuto Janice a incontrare la famiglia di Marie e raccontare quello che ha dovuto subire eh, loro figlia. Chiaramente loro avrebbero voluto giustizia per la loro bambina, ma la polizia non trovava il corpo, non lo si è mai trovato e quindi non potevano procedere contro Cameron. E questo è un peccato perché c'è una vittima che non ha giustizia perché c'erano veramente tante prove per poter collegare a questo omicidio eh, Cameron. Ma il problema è chi ci dice che c'è stato davvero un omicidio? Però, ecco, da una parte vi direi anche di non rimanerci troppo male perché questo metodo garantisce a molti innocenti di non essere incastrati come colpevoli. Quindi, sì, peccato per Maria e la sua famiglia, che però almeno hanno scoperto che cosa è successo veramente alla figlia, ma dal punto di vista della giustizia io lo trovo sinceramente un... Una cosa, una cosa corretta. Avrebbero avuto bisogno di prove, di più prove e se hai bisogno di più prove, però devi fare le indagini. Se non le fai, le prove non le trovi, è inutile che dici no, corpo, okay, che chiudiamo, chiudiamo tutto e basta. Però, ovviamente, il caso di Colline, è valido e eh, una volta interrogata, lei confermerà tutto. Tra l'altro, verranno confiscati. Anche oggetti come eh, la, la scatola per la testa e altri oggetti con i quali lei veniva torturata. Quindi trovano anche riscontri eh, proprio fisici di quelli che erano i racconti sia di Janice che di Colleen. Lui, tra l'altro, in tribunale fa una figura di merda. Perché anziché. Vabbè, lui intanto si dichiara colpevole di tutti i reati contro Colleen, perché chiaramente sperava in un patteggiamento, sperava di avere una pena minore. Poi però ah, in tribunale è venuto fuori quello che pensa veramente, è venuto fuori la vera natura. Ha cominciato a, a dire che era un suo diritto. Che lui ha fatto tutto secondo le regole e che soprattutto lei voleva essere schiavizzata, lei voleva essere torturata ed era un desiderio di lei. E a prova di questo, la, ovviamente, la, sua, la sua difesa ha tirato fuori il contratto che aveva firmato lei. E qui c'è scritto che dà il consenso, no? Quindi vedete, è tutto consensuale. L'ha firmato. In più! Raga, ha avuto 50.000 occasioni per sfuggire. È anche tornata a casa dai suoi genitori e non lo ha fatto. Questo dimostra che lei voleva stare con me. Ora provate a immaginare. Colin, che finalmente eh, si, era, eh, si era slavata il cervello dal lavaggio cerebrale che gli aveva fatto, si era liberata da questa sindrome eh, al momento del processo. Immaginate Colin che deve sentire queste cose in, in aula e stare zitta perché quello non è il suo momento di parlare, quindi insomma, la, la giuria non si fa certo infischiare, eh, infinocchiare da, da questi tentativi di pararsi il culo. E quindi alla fine, nell'85, lui viene condannato a 104 anni di carcere. Praticamente l'ergastolo 104 anni di carcere vuol dire che da lì non ne esci. Lui attualmente, allora, inizialmente poteva richiedere la condizionale nel 2015, ma non si è mai pentito, non ha mai mostrato rimorso, non ha mai voluto fare un cazzo di passo avanti per dimostrare di essere cambiato e di eh, riconoscere di aver fatto degli errori, insomma, di aver fatto delle cose molto sbagliate. Quindi non lo ottiene. Poi dicono che lo può richiedere nel 2023. Ma, ma, ma anche lì eh, insomma, interviene un'associazione un con anche l'intervento stesso di Colleen per impedirgli questa possibilità. Attualmente, in base ad una legge della California che dà questo diritto agli, ai detenuti anziani, ultra sessantenni che hanno scontato almeno 25 anni. Possono richiedere un, in automatico un, um, come dire, un, una libertà condizionale e quindi lui avrà il diritto di chiederla nel 2030, allora nel 2030, lui quanti anni avrà? Nel 2030 ne avrà 76, ok. Quindi a 76 anni può chiedere la condizionale. E eh, Sperando, cioè, io farei. Non so, gli darei una di quelle cosine per cui Pippo dorme per sempre, cioè Pippo dorme per sempre, palline dormono per sempre. E a quel punto, anche se è anziano, forse, ti posso concedere la libertà, vai Mao! Lo so che vuoi andare a cagare, vai a cagare! Corri, corri, vai a cagare. Vorrei dormire in una scatola. Ecco, quello sì. Perché alla fine lui non è mai stato chiuso in una scatola, sarà anche stato in galera tutta la vita. Ma. Io effettivamente avrei visto volentieri dentro... Farsi quei primi sette anni di carcere dentro una scatola. Quello, quello sì. Quello, quello mi sembrava una, una bella legge del contrappasso, anche piuttosto divertente. Ma magari lui sta pure bene lì eh, in carcere. Perché visto che è sempre stato così oppositivo, ed è stato lui stesso a... Eh, evitarsi la libertà condizionale con il suo comportamento testardo di non voler ammettere di aver... Eh, fatto delle cose brutte e non volersi pentire quindi è lui e non è scemo l'abbiamo capito che non è totalmente scemo quindi lo fa con cognizione di causa secondo me lui sta bene là dentro questa è la cosa che mi dà più i brividi di sapere che magari lui sta pure bene allora Colleen ha attualmente adesso ve lo dico subito no? 66 ok ha 66 anni ora vi parlo di Colleen oggi io pensavo ne avesse di più. Eh, si vede. Cioè, non so come dire, non voglio assolutamente risultare offensiva perché è brutto farlo, ma questi sette anni... si sì, è proprio segnata, è proprio segnata. Non voglio assolutamente essere offensiva perché mi dispiacerebbe, ma è per una questione di rendiamoci conto che quello che ha subito ce l'ha scritto in faccia. Il suo corpo parla, parla per lei. Sappiate che negli anni subito successivi Collin ha avuto una vita di merda. Certo, felicissima di essere tornata, eh, godeva di ogni più piccolo dettaglio. Taglio della vita, cioè si commuoveva a poter aprire la finestra, si commuoveva a mangiare qualcosa di fresco e di buono. Eh, le minime cose che noi abbiamo dimenticato di apprezzare, lei ha passato le prime settimane a, tipo, a ringraziare il mondo, la vita, l'universo di essere anche solo in vita. Comunque, dopo il primo periodo ovviamente di wow, che bello, la vita è meravigliosa, ha avuto ha dovuto fare i conti con il trauma di quello che ha subito. Ha avuto moltissime difficoltà psicologiche, eh, soffre tuttora di disturbo post-traumatico da stress, per il quale dice non me ne libererò mai, cioè io mi sto curando, mi sono fatta curare, sicuramente sono riuscita no? in qualche modo a migliorare la mia condizione ma sarò sempre vittima di stress post-traumatico lei ha avuto tutte queste difficoltà psicologiche ha avuto molte difficoltà relazionali con, eh, con gli uomini quindi ha avuto due matrimoni falliti e ha sofferto e soffre tuttora di moltissimi problemi di salute soprattutto legati alle articolazioni e alla schiena e alla mobilità ma è comunque riuscita a laurearsi in economia alla fine ha risolto anche i problemi relazionali ed è riuscita a trovare un uomo con cui ha trascorso tutta la sua vita fino ad oggi ed è attualmente sposata con il quale ha una figlia che se non sbaglio recentemente le ha dato anche un nipotino ha sempre lavorato come assistente sociale e Uh, attualmente, ma l'ha sempre fatto, attualmente sta militando in un'associazione che difende le donne vittime di violenza come assistente sociale. Lo stesso lo fa Janice. Cioè, wow, Janice, che vi ricordo uh, hanno mantenuto il patto, quindi lei non ha avuto nessuna. Macchia sulla fedina penale. Lei non ha avuto nessun, nessuna ripercussione. Ed è stato solo perché lei ha, ha fatto il patto per prima. Ha, ha proposto le sue condizioni alla polizia. Se lei fosse andata e avesse denunciato e basta, avrebbero messo dentro anche lei. Eh, Janice, però, si è data da fare. Janice si è arredenta. Esatto. Si è data da fare. Si, attualmente sta ancora. Militando per aiutare le donne vittime di violenza, è una assistente sociale, è quella che si è presa l'onere di andare dalla famiglia di Marie a dirle tutta la verità. cioè Mi sembra che Janice, comunque, per quanto sia stata passiva ehm, e sia stata egoista e ignorante, eh, e ha sicuramente le sue colpe, ma ricordiamoci che era molto giovane. Aveva quella psicologia lì che aveva lei, quindi era molto fragile. E però, quando ha potuto e si è resa conto che poteva farlo, ha fatto di tutto per aiutare. Eh. quindi io non mi sento sinceramente di dar troppo contro Genis. Non mi fiderai mai di un assistente sociale con un passato del genere. <ride> però invece pare che sia stata brava. Si sa cosa ne pensa Colleen del fatto che la moglie non ha scontato niente? Lei è serena, Colleen, anzi, è sempre stata grata a Janice e, e anzi dice: Non so come abbia potuto prendere coraggio per fare tutto questo. Cioè, quindi, no, Colleen assolutamente non ce l'ha con Janice per niente. Sapete che ogni anno, da quel dì, ogni 10 agosto, eh, Colin e la sua famiglia fa una gita al mare, facendosi tutta la giornata in spiaggia, per festeggiare la sua liberazione. Cioè, praticamente lei la giornata della liberazione c'era il 10 di, maggio, di, di agosto, quando è stata liberata da, dal mostro. Vi regalo le sue parole. Quattro righe che ha lasciato in un'intervista che è il suo messaggio uh, per, uh, per il popolo. Dice: Mi godo appieno la mia libertà, sempre, sempre, sempre. La vita oggi è bella. Devi imparare a vivere nell'adesso e non lasciare che il passato ti trascini indietro. Il mio consiglio, non fate l'autostop. Scusate che vi ho straziati, ma è un caso che sinceramente più, più Halloween di questo non sapevo cosa portarvi perché è angosciantissimo. Poi sai anche cosa secondo me? Un assistente sociale che ha conosciuto la violenza sa riconoscere le bugie dette per paura, che è fondamentale. Riuscire a riconoscere perché poi le vittime quando vorrebbero dire la verità ma non possono. Un bravo osservatore, grazie Roma, sei un tesoro. Un bravo osservatore lo coglie. E se l'hai vissuto sulla tua pelle, anche se non sei una cima, non sei un bravo osservatore, lo capisci perché l'hai vissuto tu, le senti queste cose. Quindi sì, io stessa uh, sono dell'idea che un assistente sociale... Oh, si spera che non succeda a nessuno, ma... Un assistente sociale che sa quello che sta facendo perché l'ha vissuto sulla sua pelle sia molto, molto, molto più prezioso. Grazie, ragazzi, davvero siete degli angeli. Grazie per essere stati qua nonostante la storia terrificante, nonostante l'Halloween, nonostante il tutto. È stata praticamente una maratona, ma è Halloween e ci sta. Ciao belli, statemi tutti bene, fate i bravi.